1 e 2, microfoni attivati, scena switchata e siamo online. Buonasera, buonasera. Ah, questa non la scordo sempre, mannaggia. Ok, abbiamo tolto, abbiamo fatto. È vero, in effetti ci È vorrebbe verissimo, è un'immagine nuova. verissimo, Ci vorrebbe verissimo. un'immagine nuova. Mi hanno messo sotto tortura in ufficio a fare delle foto che magari ti farò avere, però sì, mi ricordo ancora quella giornata, mi hanno letteralmente preso, portato in studio e mi hanno costretto a fare delle foto nuove. Lo Ma tra ricordo l'altro, ancora scusa, come... ma il piercing non c'è più? No. No, è sparito, penso un mese dopo aver fatto quella foto, tra l'altro. È durato tantissimo. Non ce l'abbiamo fatta a No, sai mantenerlo, cos'è diciamo stato? così. È stato il problema che in quel periodo ho fatto un mucchio, ero ancora a Dublino ed era il Però periodo di già fiere, quindi Riot. c'era Gamescom, sì, da Riot. Ok. Gamescom, si va di qua, si va di là a Lucca e ogni volta in aeroporto togli, rimetti, togli, rimetti. A me dava fastidissimo toccarlo, mi faceva troppo senso alla fine, non l'ho più rimesso. L'ho tolto e non l'ho Certo, più anche rimesso. quello è il discorso, che in aeroporto facendo tanti viaggi come magari eri abituato tu, giustamente era Sì, in quel un po' un periodo sì, problema. abbastanza. Ma non abbiamo presentato, nonostante qualcuno in chat già l'abbia detto, stiamo partendo molto così a chiacchiere, anche perché così sarà la serata, non sarà chissà che cosa. Ciao, ciao ragazzi, buonasera, buonasera a chi c'è, chi non c'è. Accanto a me questa sera, come potete vedere, abbiamo Stefano Cozzi in arte Zidaris, tutti conosciamo, o meglio, molti di quelli di LOL lo hanno conosciuto ovviamente perché era uno di quella che veniva amichevolmente chiamata Riot Italia, anche se Dai, Riot Italia la non è mai fantomatica. esistita, cioè come sezione ufficiale non è mai esistita, ma in No, realtà non c'è vi mai stata, non c'è. occupavate Da della community italiana di Riot, questo sì, Dublino, possiamo quindi sì, dirlo. non è mai esistita. E ha lavorato prima in Blizzard, ha lavorato prima ancora su altri, ci ha raccontato la sua storia professionale in uno streaming precedente che ovviamente vi invito a recuperare. Non sono sicuro che lo trovate su Twitch, ma 100% lo trovate su YouTube dove vado ad archiviare i video vari, le interviste varie che faccio. Ma oggi è Operation Advisor per PG Esports, che è uno dei più importanti tournament organizer italiani in ambito esports. E sei qui questa sera, sei tornato questa sera perché diciamo che nelle ultime settimane c'è stata un po' di maretta, ci sono state un po' di frecciatine, accuse velate, alcune non troppo, contro PG Esports, contro alcune cose che potrebbero essere fatte meglio e tante altre, che io sinceramente in parte posso anche condividere, perché effettivamente ci sono alcune cose che vanno migliorate. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche l'altra volta nello scorso streaming, solo che anche tu lo scorso streaming avevi detto stiamo studiando, stiamo valutando determinate cose, tu tra l'altro eri arrivato ancora da poco, non nemmeno da tantissimo in Sì, PG. era poco. Esatto, e quindi c'erano alcune cose. Ora, che cosa, ancora senza svelare niente, intanto vi dico molto tranquillamente che avremo delle foto esclusive di Zidaris al mare senza mascherina, non senza costume, Sì. proprio senza Ah no, mascherina. senza mascherina, Pensate un sì. po', quindi no, ci Sì, saranno davvero sono delle foto rarissime, più esclusive. che altro perché ci sono io al mare, sono rarissime, non perché sono senza mascherina. Esatto. No, ma ci saranno davvero delle foto esclusive che mi sono state concesse in anteprima di divulgare durante questo streaming, quindi più avanti racconteremo anche che cosa sono, che cosa saranno, ma vorrei appunto partire da questo discorso che ti stavo facendo, cioè abbiamo parlato l'altra volta di alcune cose che effettivamente non andavano e che magari andavano sistemate. Cos'è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti? È cambiato che abbiamo finito lo split e quello è importante perché diciamo che è una valutazione che abbiamo fatto tutti e non vogliamo stravolgere troppo le cose in corsa. Quello sicuramente vuoi col fatto che io sono arrivato a split nelle fasi dello split in cui non puoi proprio andare a toccare tutto, tutto, tutto. No. Vuoi perché poi è successo quel che è successo, insomma, sappiamo tutti cosa è successo e siamo stati impegnati a stravolgere quello che doveva essere un evento a Cartoon X che l'avevamo appena annunciato, tra l'altro, quindi abbiamo decisamente sfiga. Io ho annunciato lo studio nuovo e poi non ci siamo più potuti andare, quindi ancora una volta, yeah, me. E finito quello, abbiamo dovuto trasformare tutte le finali in interamente digitale. Che non è esattamente facile, ci siamo resi conto, e
lo sapevamo, però insomma applicare tutti questi cambiamenti non è stato facile. Però paradossalmente direi che il essere passati a tutto digitale ci ha dato tantissimi spunti, ci ha costretto a fare tanti passi avanti molto più in fretta di quello che io ero comfortable o confident a fare, quindi abbiamo dovuto accelerare molto. E la finale era, diciamo, un banco di prova per quello che avremmo voluto fare lo split dopo. Ora che siamo vicini allo split dopo, posso dire che ci stiamo davvero muovendo in un prodotto diverso, ok? Siamo in una direzione diversa. Abbiamo ampliato anche il parco prodotti, abbiamo ampliato i prodotti che seguiamo, produciamo. Come forse avrei notato, abbiamo dovuto aprire un secondo e un terzo canale di PG Esport. Ho visto. Perché non ce la facciamo più con uno solo, che sì, abbiamo anche con tornei in contemporanea, quindi che ripeto, io sento che io mi sento parte di un gruppo molto fortunato a poter dire che stiamo lavorando più di prima in questo periodo, perché ci rendiamo conto che non è così per il resto per il resto d'Italia. Il modo in cui abbiamo reagito è, da un lato, investire di più, perché stiamo investendo su risorse, hardware, tecnologie, personale, perché vogliamo, cioè avremmo potuto fare due cose. Uno era mitigare i danni e quindi cercare di arrivare alla fine con il prodotto come si riusciva a fare, oppure pigiare sull'acceleratore per prendere vantaggio. Abbiamo scelto la seconda perché ci fidiamo delle persone con cui lavoriamo, fondamentalmente. Io, se dovessi riassumerlo, è perché mi sento tranquillo a lavorare con le persone che ho di fianco e sento che sia la scelta giusta. Perfetto, anche perché ci saranno appunto tante novità per il prossimo split, ma ad esempio qualcuno chiede in chat, dice, ma giustamente che cosa è successo? Non per fare per mettere il dito nella piaga o per fare chissà quale dramma, perché ce n'è stato abbastanza, semplicemente vorrei solamente riepilogare dicendo che ci sono state delle lamentele un po' da parte dei team, un po' da parte di altri esponenti, in cui hanno presentato determinate problematiche che secondo loro sono presenti all'interno di PG Esports, come ad esempio l'assenza di un analyst desk tra le partite, una scaletta troppo compressa mirata solamente magari al game vero e proprio, e basta, senza altri contenuti di contorno, questo fantomatico che hai detto anche tu, studio nuovo che sembra quasi essere diventato una leggenda a un certo punto visto che giustamente anche tu stesso hai detto sì, ma poi è arrivato il COVID, cioè era un po' un problema, non potevamo andare nello studio normale, figurati in quello nuovo. Il calendario Dragoist penso che uscirà prestissimo. Abbiamo un piano editoriale e uscirà, cioè, tutto. Non fanno le cose a caso, no, uscirà, abbiamo, quando deve uscire. Abbiamo pianificato, che non succedeva da un po', abbiamo pianificato da qui a luglio. Con Quindi fino a fine campionato sostanzialmente. Sì. Perfetto. Poi chiaramente ci saranno anche contenuti reattivi che faremo sul momento, perché non puoi sapere prima, no? Esatto, se succede qualcosa, esatto. Non puoi sapere prima che ci sarà una pentachile, non puoi sapere prima, cioè chiaramente noi scriptiamo il campionato, però non possiamo sapere di preciso, no? Esatto, nel dettaglio, sapete chi vince, ma non come. Sì. Poi ne parliamo, però non possiamo arrivare così nel dettaglio di definire, no? Chi segna e chi no. Esatto, viene un po' complicato, come quelli in Serie A vince sempre la Juve, perché gli arbitri la classe forte, i poteri forti hanno deciso che è così. Ma infatti, ma non tutti sanno che vince sempre la Juve, perché non possono cambiare i post social media che hanno già schedulato, perché ormai sono già preparati, schedulati per sulla pagina Facebook e Instagram, viene difficile cambiare, quindi ormai dicono, vabbè, possiamo vincere la Juve. Esatto, ma penso noi abbiamo adottato un approccio simile. Quindi chi è che vince il campionato? Ma te l'ho già detto. Non lo so, dimenticato. A parte questo, vabbè, queste tante piccole critiche che, ripeto, alcune magari anche condivisibili, però giustamente tu Infatti ci tenevo a dire, infatti, che le critiche sono molto ben accette, cioè non è una cosa che uno dei motivi per cui sto anche facendo questo giro, diciamo, di comunicazione in giro è perché le critiche le abbiamo usate anche per migliorare quello che facciamo, perché
Allora, non ti nascondo che c'erano già tanti cambiamenti che avremmo fatto comunque questo split, perché io stavo solo dicendo l'altra volta che ci sarebbe avuto del tempo, ma che sarebbero avvenuti. Sì, chiaramente col nuovo split è più facile farlo. Questo non toglie che il vedere le critiche arrivare su dei punti che noi stavamo già cambiando ci ha dato la conferma che non stavamo facendo una cazzata. Perché, no, che eravate nella direzione giusta. Esatto. Sì, perché altrimenti avremmo fermato tutto e avremmo cambiato di nuovo cosa stavamo cambiando. Perché certo. Dobbiamo, chiaramente non abbia, nessuno ha risorse infinite, neanche Riot, nemmeno a Riot c'erano risorse infinite. Devi decidere dove investire queste risorse. Quindi sentire delle critiche arrivare dai team che sinceramente... fanno bene a dirci dove sbagliamo, cosa possiamo fare meglio, perché è giusto. Uh-huh. E soprattutto dal pubblico, che poi sono quelli che lo guardano ogni giorno il prodotto, quindi a maggior ragione sono quelli che più lo vivono. Sentire queste critiche ci aiuta a capire se stiamo facendo la cosa giusta o sbagliata. Io non vorrei fare a cambio con nessun'altra situazione dove la gente ci dà solo grandi sulle pacche sulle spalle e ci dice sì è tutto bello, perché non vogliono dirci cosa non va. Quindi sono solo contentissimo di questa cosa. Grazie Filantil per il sub, è stato ha promesso, lo ha detto e lo ha fatto, grazie mille, troppo gentile. Mr. Dele, no, grazie. potrebbe essere. Tra l'altro vorrei specificare che comunque noi stiamo parlando ovviamente del PG Nationals di League of Legends, ma non è una cosa che le novità che arriveranno non colpiranno solamente League of Legends, sono lì per PG Sports intera, quindi anche per Rainbow Six, per le altre... Sì, perché il nuovo studio non rimpiazza quello vecchio, perché forse c'è anche questa, diciamo, incomprensione. Il nuovo studio ci serve perché avevamo bisogno di un secondo studio. Giustissimo. Perché così come per i canali, uno non era più sufficiente, quindi per la prima volta, adesso chiaramente volevamo inaugurarlo molto prima, però per la prima volta potremmo avere più di uno streaming contemporanea in ufficio, che non era mai successo prima, che per noi sarà una cosa che vorrò festeggiare appena potremo tornarci. Però... tutti insieme, esatto, con una birretta. Esatto, no, perché paradossalmente i ragazzi di League e i ragazzi di Rainbow Six non si incrociano quasi mai, perché essendo lo studio 1 dovevamo comunque scaglionare anche i contenuti, no? Certo. E a me questa cosa pesa, perché invece io li vedo come un team che lavora con noi in maniera organica, e il non poterle avere lì contemporaneamente, anche solo a scambiarsi idee, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, darsi consigli a vicenda, stavamo perdendo molto a non avere questo scambio di informazioni e di feedback, secondo me. Certo. No, questo ci mancherebbe. Ma in questo io volevo capire anche una cosa. Chi è stato il team che si è messo a tavolino per capire cosa c'era da cambiare? Cioè, è ovvio che tu probabilmente sei stato il capofila sei quello che dirige probabilmente sul dialogo con i team, ti dirò, è più una cosa da League Operation. Scusami, mi sono espresso male. Intendo team di PG che si è messo a studiare cosa c'era da cambiare e cosa no. Decisamente uno sforzo corale, io sono quello che mi fanno vedere le proposte e finalizzo cosa cambiare, cosa no, in che ordine, ma tutto quello che vedrete è frutto dei ragazzi che ci lavorano e sono tutte loro idee. Ma anche i caster, per esempio, hanno avuto la loro parte. Sì, assolutamente. Anzi, una parte del cambiamento più grosso che abbiamo avuto quest'anno è includere i caster ancora di più in tutto quello che... Okay. Fondamentalmente ti potrei dire che hanno smesso di essere i caster. Hanno smesso di essere solo i caster perché hanno... innanzitutto accettato e poi dimostrato che sanno contribuire molto di più. Se ti posso tranquillamente dire che buona parte delle idee, dei cambiamenti, dei contenuti nuovi eccetera eccetera arrivano da loro. Mm-hmm. perché per loro la posizione che hanno a PG Esport è più grossa del fare il casting tre volte a settimana. Io quindi sì, sono contentissimo di quanto loro abbiano contribuito dall'ultimo split, ecco, direi, come lasso temporale. No, questo è molto interessante, anche perché probabilmente loro sono anche quelli più vicini al pubblico, mettiamola così, che magari possono, essendo quelli più esposti, sono quelli che possono raccogliere più feedback, che possono avere anche più peso appunto da questo punto di vista. Che ha pro e contro, perché ovviamente averli integrati così tanto ha creato anche situazioni dove le critiche vengono recepite più personalmente da loro. Sì. E li capisco, perché
li capisco perché ho fatto community manager, mi verrebbe da dirti. Cioè, essendo stato in quella posizione, capisco che sentire critiche, soprattutto quando sai che non sono giuste, o quantomeno quando tutte non sono giuste, perché poi tornerò anche sul punto che, anzi l'ho detto prima, lo vorrei ribadire, alcune critiche erano chiaramente corrette e noi ce ne siamo subito presi a carico il risolverle, perché non, so, non verrò certo qui a dirti che non sbagliamo, perché non è vero. Abbiamo fatto errori, e quello che, voglio, che possiamo fare noi è cercare di non ripeterli e migliorare, sicuramente non negare che esistano questi problemi. E sicuramente essere esposto a questo tipo di critiche ha avuto anche conseguenze su quello che è la loro tranquillità a lavoro, no? Quindi faccio un esempio diretto, perché tanto so che ne parleremo. Lo streaming di Roberto nasce dal fatto che poi ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso. Ecco, questo è interessante, scusa, cioè ne avete parlato lui anche ha chiesto internamente. Scusa su Twitter, sì, assolutamente, subito. Ne abbiamo parlato, penso, subito. Ok. È successo. Lui ha streamato di domenica, no? Se non mi ricordo male. Sì, domenica sera ne stavamo parlando. Okay. Domenica sera ne stavamo parlando, perché chiaramente non è una posizione in cui è abituato a essere. È una posizione in cui invece io sono abituato a essere. Ne abbiamo parlato, abbiamo concordato che non è quello il modo di rispondere, ma da un lato posso dirti 10 anni fa facevo la stessa cosa, 5 anni fa facevo la stessa cosa, credo che sia, io l'ho detto infatti nel mio tweet, cioè, l'ho fatto, mi sono proprio rivisto stato... no, mi sono proprio, sì, rivisto, sì. Nella, di esperienza, nella... sì sì, e nessuno gli ha chiesto di fare, nel senso, perché da un lato capisco perfettamente quello che ha fatto, dall'altro è venuto fuori così naturale perché nessuno gliel'ha chiesto, perché lui sentiva che fosse la cosa che doveva fare, e ripeto, lo capisco perfettamente, perché io l'ho detto anche in altri Discord, ecco, che sento, di cui vedo alcuni rappresentanti qua, io in questa situazione non ci sono stato bene, perché io so che stiamo facendo il possibile, quindi se dovessi riassumere quello che più mi dà fastidio, ecco, è che io so che i ragazzi si stanno impegnando e che alcune accuse sono del tutto infondate, su questo non ci piove. Mi consola il fatto che piano piano ho visto un cambio di atteggiamento rivolto più al capire, ok, ma PG cosa sta facendo e cosa possiamo aspirare a diventare tra un anno, tra 2 anni, tra 3 split, no? E perché so che è lì che possiamo deliberare, cioè io so che lì è quello che noi possiamo cambiare, noi possiamo dimostrare solo coi fatti che da qui in avanti faremo le cose meglio, quindi... Sì, a un certo punto per forza quello, perché giustamente molti, i team ad esempio, o anche altri elementi, si sono, nel caso, cioè, diciamo che si è persa forse un po' di fiducia, perché ogni split si è detto il prossimo faremo questo, il prossimo faremo quello, e poi qualcosa in più arrivava, sì, però sembrava quasi non sufficiente per dire qualcosa davvero che fosse qualcosa io ti posso dire ultimo. Io ti posso dire, intanto che le discussioni con i team proseguono, non si sono mai interrotte, è da aprile che parliamo e periodicamente ci incontriamo, l'ultima volta oggi, per dire. Okay. Anche di altri argomenti parliamo, non è che ogni volta che ci incontriamo parliamo solo di quello, però noi sicuramente faremo il possibile per migliorare anche la loro situazione. Io credo che il litigio e questi screzi capitino anche perché io non la vedo come un rapporto cliente e tournament organizer o squadra tournament organizer. Io continuo a vedere, io già da quando ero a Riot vedevo i team e i tournament organizer sulla stessa barca. Per me sono allo stessa stregua di dei partner di business che lavorano insieme, hanno lo stesso obiettivo, possono essere scontenti, è un loro diritto, quasi un dovere di venirci a dire che sono scontenti, perché solo sentendo su cosa non gli piace noi possiamo cambiare qualcosa. Su quello non smetterò mai di dire che ogni volta che una squadra si lamenta, io la prendo come... Faccio una piccola digressione, se non ti rubo troppo tempo, però... No, ma siamo qui a disposizione, cioè, voglio dire... Che perché mi questa è... parlare, se parlo sempre io... perché ci tengo, perché questa è fondamentalmente la base della cultura di Riot, che io e Pierre e tutti gli altri che adesso lavorano a PG stiamo cercando di importare a PG, a PG Esport, che è fondamentalmente a Riot ti insegnano che quando qualcuno ti viene a dire che stai facendo qualcosa male,
non te lo sta venendo a dire perché ti odia, perché ti vuole sabotare, perché fai schifo, eccetera, eccetera. Ma è una persona che si prende del tempo per venirti a dire come migliorare, no. Ok? Quindi se tu prendi la critica e la interpreti come questa persona ci tiene così tanto questa cosa che mi sta venendo a dire come farla meglio senza che ci guadagni niente, ok? In quest'ottica io non ce la faccio a prendere negativamente una critica quando è costruttiva, eh? Questo chiaramente cioè, no, deve essere la base. È ovvio, è il minimo. E quindi quando io sento, ah, state litigando, sì, stiamo litigando, ma ben venga che loro ci vengano a dire cosa non gli piace e ben venga che noi gli diciamo cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Quindi io sono chiaro che non sono felice ci siano degli screzi, ok? Ma non penso che la mancanza di screzi sarebbe meglio, perché vorrebbe dire che non c'è un movimento verso l'uscire dalla comfort zone che è lo stato attuale, perché a nessuno va bene lo stato attuale, su questo certo. Siamo d'accordo. Sì, no. Su questo penso che siamo. È il modo in cui vivi la critica però che cambia radicalmente il cosa fai dopo. Sì, bravo, bravo Kevin che dice la mancanza di screzi potrebbe anche significare l'essersi arresi, cioè esatto, essere esatto, arrivati al punto che non ci si aspetta talmente più niente che dice vabbè, è così, mi rassegno, pace. Così come se domani tutte le squadre mi dicessero siamo a posto, ora abbiamo capito, no, vorrebbe dire che si sono arrese e che non vogliono arrese, che hanno perso fiducia in noi, sì, non arrese. Loro, in quel cioè, senso, certo, ovvio. Sì, non volevo implicare che loro si arrenderanno e andranno via, però è chiaro che sì, potrebbe anche venire preso in quel senso e non sarebbe un risultato ottimale per nessuno. Esatto, ma questo sicuramente. Io approfitto nel frattempo per ringraziare gli ultimi follower che sono Thomas Meyers, grazie Thomas, Makers Day, 6Fer95, Zambo 173, ma soprattutto attenzione signori, PG Sports ha messo il follow al canale. Anche beh, vuol dire qualcuno mi segue, allora qualcuno dei miei colleghi mi sta seguendo, bene, fa piacere. Non sono ancora stufi di me che dico queste cose ogni giorno. Sì, perché noi beh, no, magari da te le sentiamo una volta al mese, una volta ogni due mesi, piacente, penso che sì. Al lavoro penso gli dice ogni giorno. C'hanno la testa in un boy e stai esplodendo praticamente. Punto, sì, sì, sono molto pesante da questo punto di vista. Mi rendo conto, ma così come chi critica è perché ci tiene, io rompo le palle perché ci tengo. Quindi questo loro lo sanno, so che loro lo sanno e so che siamo tutti allineati sul fatto che questa sia la direzione giusta. E questa è la cosa più importante, però, perché mi sembra di capire comunque all'interno di PG Esports su queste cose ci sia comunque un'unità, cioè siamo uniti, siete uniti, sapete tutti sì. Cosa fare, avete sposato un progetto, un'idea, quello che magari tu dicevi stesso. Sì, è una visione più che altro, una visione a lungo termine che ha degli intoppi, perché ci rendiamo conto che nessuno aveva preventivato il Covid, ok? Cioè su quello... Ma a prescindere da quello è un percorso che dobbiamo intraprendere assieme e le squadre sono una parte fondamentale, non esisterebbe il PG Nuts, noi stiamo facilitando perché chiaramente siamo il tournament organizer, abbiamo degli ottimi rapporti con Riot e questo ci aiuta, noi parliamo ogni giorno con chi vuoi una volta io, una volta Marco, una volta qualcun altro, noi siamo in contatto almeno quotidiano con Riot, tant'è che si scherzava l'altro giorno con io e un mio collega che non menzionerò perché non voglio metterlo nei casini, però parla più con Riot che con la propria fidanzata, quindi insomma direi che... Beh lì mi dispiace, non so che cosa dire. Sì, lì, ma è proprio perché su qualsiasi cosa ci confrontiamo anche con Riot, perché ovviamente... ci interessa anche avere il parere di chi poi riceve no, gli slot che certo. Noi forniamo attraverso il campionato, così come facciamo con Ubisoft, non è che anzi ma, siamo ad esempio anche da questo punto di vista, cioè Riot vi ha mai dato qualche feedback sul prodotto sì, sì. Che offrite? Cosa ne pensa? Sì, sì. Noi come PG, perché io non ci sono ancora andato perché non ero ancora a PG quando è successo, però periodicamente almeno a base annuale due o tre ragazzi del team e di League Ops vanno a Berlino a parlare direttamente con Riot di struttura campionato, risultati, sì. Comparano i risultati tra le varie leghe. Sì, 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 si Marco mettono Sorano, a parlare stiamo parlando di te. Sì, 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 semplicemente. Lui è quello che guida questa parte e ha guidato in passato anche quella broadcast e content
e lui ha imparato tantissimo da Berlino, perché ogni volta che torna poi lui si sbatte tantissimo a trasmettere tutto quello che impara, no? Perché e richiede tempo, richiede tanto tempo a mettersi lì a scrivere. Questo meeting ci hanno detto questa cosa, abbiamo analizzato questi numeri e ci hanno detto che comparati alla Lega spagnola e tedesca, cioè da lì noi traiamo anche informazioni su come investire, dove investire, cosa fare coi team, come dividere coi team, eccetera, eccetera. E sono cose che non ottieni da... Onestamente è uno dei rapporti migliori che abbia avuto con un publisher. Vuoi perché ci lavoravo, certo. E quindi c'è anche una base di fiducia diversa. Sai anche come trattarli, magari come prenderli. So come trattarli, so cosa vogliono. So che a loro interessano i giocatori, so che a loro interessa l'integrità del campionato. Quindi su tutti questi argomenti sì, andiamo sempre da loro, perché vogliamo anche solo sapere se avete fatto la cosa giusta, tranquilli. È successo con Enz quando l'anno scorso si parlava della squalifica. Sì. L'abbiamo appunto, ci hanno aiutato con le investigazioni, ci hanno aiutato con le investigazioni di quest'anno. È sicuramente un ringraziamento va anche a loro, che purtroppo nessuno di loro parla italiano, quindi non potranno mai capire quello che dico, però glielo dirò poi su Slack i prossimi giorni. Però c'è un rapporto buonissimo con Riot e ci aiuta tanto a crescere, ci ha aiutato tanto anche a produrre di più e meglio quest'anno. Di più e meglio, e soprattutto in particolare, anche per stemperare un attimo la tensione, devo dire che Hannibal H. Sergio, che tu penso conosca, sì. Perché ci ha avuto a che fare sì. Tante volte con Magic, con altre cose, insomma, ma con Riot soprattutto, perché lo invita, essendo, ora non so se si dice presidente o responsabile del gruppo cosplay, non so esattamente. Sì. Ha già preparato il meme della serata. E, oh no! Eh sì, parlando di quello che hai detto prima tu. Perfetto. Questa è esattamente la situazione dell'innominabile collega. Questa è la situazione. L'innominabile collega, che giustamente è altro che fidanzata, meglio Riot. Ma non so quanto sia volontaria la cosa, ti dirò, non è che gli l'ha detto contento, non è che me lo stava dicendo tipo, oh sai che figata, parlo più con Riot che con la mia ragazza, però insomma... Anch'io non voglio qualche ipotesi, penso proprio di sapere di chi stiamo parlando, però per rispetto giustamente eviterò totalmente. Grazie mille, nel frattempo sono arrivati altri follow, e grazie a Bloody Star, a Scotch, My Two Hero Sense e Base Snow, Base Snow. Zio Ben, Snow, potenza, quello che è. Ma soprattutto direi che possiamo anche passare al primo spoiler fra virgolette della serata. Certo. E partirei da quella che sarà, da questo split, penso anche, non so se è già in utilizzo in questi primi giorni. Dipende quali dei due spoiler stai per parliamo immediatamente. Bello. Della regia. La regia. Oh, questa perfetto. È l'immagine della nuova regia, sì. Praticamente di l'IPG Esports. Io vorrei solo far notare che Gabbo è lì da circa 2 settimane e non si potrà spostare per le prossime 5. Lui ha fatto questa scelta molto particolare. Sì. Okay. Lui ha fatto questa scelta molto particolare, che è quella di vivere in regia. È una scelta che noi rispettiamo, apprezziamo anche, e ogni tanto cercheremo di portargli del cibo. Ecco, quindi qualcosa ogni tanto sì. Arriva, non si sa mai, volevo sincerarmi della sua. Perché è una scelta coraggiosa, perché non c'è ancora l'aria condizionata. Noi confidiamo che il meteo sia clemente con lui, però so che per il lancio del nuovo split ci sarà anche l'aria condizionata, si spera. Anche se in regia mi ha detto che è abbastanza fresco, quindi dovrebbe essere tutto ok. E lui, tra l'altro, questa non è un'immagine, ma è un video. Cioè, lui in questo momento è immobile in regia che sta facendo sì, questo è live, esattamente live. Sì. Cioè, come per gli uccellini sul Duomo di Milano, cioè la telecamera fissa che fa vedere cosa fa lui. Sì, l'orologio sullo sfondo è rotto. In realtà lui in questo momento è lì e sta tenendo questa posa con grande sforzo. Esatto, Clockwork. Penso a Danik, poverino, che per fare la regia del circuito piazza penso che giustamente non abbia questo tipo di strumenti a disposizione. Quindi... Io coglierei questa occasione per dire, questa regia, che non è la stessa regia del vecchio studio, perché è una nuova regia. È potenziata, cioè non è semplicemente nuova, è potenziata.
è potenziata e ci permetterà di inserire in scaletta e anche fuori dalla scaletta nuovi contenuti che andrò a spoilerare domani nel podcast di Clockwork. Esatto, quindi... perché domani si registra da Clockwork. Domani si registra, esatto. Domani si registra. Quindi vi presenterà poi Clockwork, penso sì, domenica, lunedì o quando riusciranno a pubblicare. Lui mi ha detto tanti che è più realistico lunedì e martedì, ecco. Mi ha detto che sì, è più realistico che lunedì e martedì. Però andremo nel dettaglio a vedere cosa ci permette di fare la regia, cosa abbiamo aggiunto quest'anno sia in stream che altri contenuti, e volevo anche dare un assaggio di quello che sarà una potenziale trasmissione standard ora di PG in un qualsiasi play day, no? Per parlare di, per anche far vedere, far toccare con mano a chi se ne è lamentato di più, perché giustamente è dalla piazza che abbiamo preso, vuoi dalla lettera di Clockwork, vuoi da il feedback che io vado a raccogliere praticamente ogni giorno sul Discord di piazza, ci hanno quindi detto, tu non questo sei lì per fare drama, tu sei lì per raccogliere il drama. Sì, sì, io sono lì per fare il ricettacolo del drama. No, perché voglio, appunto, ho pensato quale miglior posto di per parlare di quello che andremo a cambiare quest'anno, insomma, anche a livello pratico. Sì, mi sembra giusto, mi sembra corretto. Tu prima della puntata di questa sera ai microfoni spenti mi spiegavi anche che la nuova regia permetterà appunto di fare nuove cose, perché era e prima non si potevano fare, perché uno dice ma perché non facevate prima, come tanti hanno detto, per un problema proprio tecnologico. Sì, c'erano anche dei limiti tecnologici che abbiamo scavalcato con questi upgrade, sì sì. Chiaramente poi quando se vuoi magari far vedere la seconda foto ti parlo anche degli upgrade di studio. Subito, perché la seconda foto abbiamo detto, cioè, ma è una leggenda lo studio nuovo? No, non è una leggenda lo studio nuovo, eccolo qui. Ora io vi invito a una cosa. Perché magari poteste avere la stessa impressione che avevo avuto io, che ho avuto subito io all'inizio. Io ho detto, però non sembra così grande, perché in effetti il problema non è la grandezza, cioè il discorso non è la grandezza, non è quello che ha incrementato lo studio, ma prego, cos'è che è cambiato? È cambiato che innanzitutto sembra piccola, ma in realtà loro sono seduti su degli sgabelli e c'è un mucchio di spazio lì. L'inquadratura è molto più stretta di quello che vedete, quindi in realtà si vedrà solamente pannelli digitali dietro e praticamente niente del bancone, perché abbiamo voluto dare, ci siamo anche ispirati ad altri studi che appunto Gabbo e gli altri sono andati, hanno preso esempi in giro. Questo è il setup che ci fa sfruttare meglio lo spazio. Dietro la telecamera poi c'è tutto uno spazio che forse adesso Gabbo magari mi correggerà, ma mi pare che sia ancora più grosso di quello della regia, perché come avete visto la foto della regia insomma non era piccolissima. Abbiamo nuove luci, quindi abbiamo detto addio alle ombre, sennò, quindi alle ombre, più al muro ombre cinesi dietro. Sì sì sì, a meno che non sia Shadow, a meno che non sia, esatto. Abbiamo dato addio alle ombre che non ci piacevano, alle ombre che non ci piacevano. E Shadow, che tra l'altro ha fatto un bellissimo cameo nel video di Briz che abbiamo tutti apprezzato, quindi voglio solo dire che quello è uno dei migliori video che abbia mai visto. Esatto, stupendo. È stato un bel lavoro questo studio, ci abbiamo messo un po' anche per via della situazione quarantena, però penso che l'effetto, ci stiamo tenendo ancora un po' di dettagli, perché so che tra l'altro i ragazzi posteranno delle stories domani per farvi vedere ancora meglio lo studio. E soprattutto vi faremo vedere, vorrò sapere l'impatto che avrà il vedere quella che sarà poi l'inquadratura finale, quella che sarà poi quella che andrà live, ecco. Io sono sicuramente molto contento, anche perché era un upgrade che volevamo fare da tanto, su questo non ci piove. Ripeto, è un anno che se ne parla e come sembrava non so che cosa, ma tra l'altro io vorrei far notare che in quello vecchio c'erano due schermi orizzontali, sì, tra l'altro, in questo abbiamo 5 schermi addirittura messi in verticale, in modo da creare un'immagine unica, che penso essere quella che verrà sostanzialmente ripresa poi. Infatti vogliamo... Era un po' statico, no? Il vecchio studio era statico, questo invece ci permette anche di usare un po' meglio quello spazio, no? Quello, come direbbe un famoso meme, it's free real estate, no? Dando una botta sui monitor, e quello sicuramente ci aiuterà anche ad animare un po' di più la parte statica, no? Di quello che è il casting, che è quello di quando sei in studio e devi andare con la telecamera sui caster,
Sì, sì, sicuramente i grossi monitor daranno una mano. Ma soprattutto mi raccontavi anche che non solo c'è Gabbo in regia, ma ci sarà anche un gobbo davanti ai ragazzi. Potranno, sì, sì, è una cosa che stiamo imparando a utilizzare in questi giorni. Quello è, credo che sia difficile. Uno dice, ah, che bello, c'ho tutto scritto davanti, le comunicazioni davanti, ma devi saperlo usare perché devi, non puoi stare lì a guardarlo, sì, detto, fisso. Tra l'altro ho letto prima i caster che si incentivavano, diciamo, che si incoraggiavano a sfruttare il gobbo, quindi penso che sarà uno strumento che useremo abbastanza. No, perché chiaramente... ci sono tante cose che diamo per scontato e che invece quando sei lì a fare casting ti rendi conto che ti servirebbero e mi rendo conto che era un passo anche quello. Sono piccole quality of life improvement, chiamiamoli, sì, così, no? Sono cose piccole che però per un caster aiutano molto a fare bene il proprio lavoro e non c'è cosa più importante che avere dei ragazzi tranquilli che possono solo concentrarsi su fare il proprio lavoro e farlo bene. Sì, è la cosa migliore che ognuno si augura, ovviamente, andare in un posto per fare il proprio lavoro. E a proposito di posto, chiedevano prima in chat anche per curiosità, sì, questo comunque si trova sempre al solito posto a Buccinasco e un altro, sì, posto? Sì, no, sì, che sì, è un altro, lì. È molto lontano dal in Italia, diciamo, dal vecchio studio, dallo studio, okay, 37, ma è lo stesso complesso. Ah, è lo, okay, stesso complesso. Sì, sì, sì. Perfetto. Quindi sempre che ci si deve arrivare per forza con la macchina ed è impossibile arrivare in qualsiasi altro. Esattamente, modo. Perché, perfetto, ci tenevamo a questa cosa perché noi crediamo nell'uso della macchina. Noi siamo, no, scherzo, è lì, ma ci stiamo, diciamo che se posso fare un commento sull'ufficio è che innanzitutto sta venendo rifatto, quindi sta venendo rifatto per essere a norma, a nuova norma, ecco. E se servivano dei lavori, cambierà il nostro modo di lavorare. Noi siamo sempre stati un'azienda molto digitale, quindi il lavoro da casa non è che ci abbia proprio colto di sorpresa, ecco. Però siamo diventati molto più flessibili su cosa riusciamo a fare da casa. Un anno fa, se avessero detto farete una finale tutta da remoto da casa, avremmo tutti detto no, non se ne fa, cioè non è possibile farlo. E invece l'abbiamo dovuto fare. Non è stata una scelta perché l'abbiamo dovuto fare, ma è quando sei costretto a fare le cose a volte che ti rendi conto che ma lo posso fare, quindi non è. Suggerisce Clockwork, non so però se ci avete già pensato o se si vede, perché in effetti lui dice PCS, LPL, in realtà l'ho visto anche in tanti altri streaming. Sì, sì, sì. Riempire lo spazio con merchandise e peluche dei campioni. Sì, 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 no, non ti voglio spoilerare il tuo contenuto di domani, però stiamo pensando, sì, parleremo anche di quello. Cioè, ti stai spoilerando da solo, Clockwork. Ora, io non, cioè, non ti spoilerare sullo streaming, ti spoileri, io non ho fatto niente, colpa tua. Sappiamo che le views sono la base dell'economia e senza, certo, le views... Sì, cloccata, esatto. Esattamente cloccata. Chiedevano anche, giustamente, sì, se uno spazio che può già essere utilizzato anche in vista, proprio vedendo le nuove norme richieste per l'emergenza Covid. Saranno quindi tutti, sì, e due presenti, allora, caster? Sì, tutti e due presenti, okay. Tenete conto che essendo l'inquadratura molto ampia loro potranno allontanarsi ulteriormente, però già così sono a più di un braccio di distanza l'uno dall'altro. Ok. Però sì, essendo sgabelli possiamo metterli dove vogliamo, loro possono posizionarsi come vogliono, tanto l'inquadratura prenderà tutti e cinque i monitor, quindi qualsiasi posizionamento entro quei cinque monitor li farà essere in inquadratura, quindi hanno modo di distanziarsi come preferiscono. Perfetto. Sì, 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 era una delle cose che abbiamo chiesto come prima cosa, tra l'altro. Certo, no, vabbè, anche perché ormai inevitabile. Sì, sì, inevitabile, e chiederei, non che, se i caster mi dicessero non me la sento andare a castare, non faremo il casting. Detto molto semplicemente, perché per noi la loro tranquillità sui posti di lavoro è più importante del non streamare più da casa, ecco. Certo. Quello, ma pensi che sarà possibile avere questi ragazzi in studio già dalla prima giornata del PG National, cioè fra una settimana, il 27? Allo stato attuale sì. Okay. Allo stato attuale sì, salvo cambiamenti. Quello è il nostro obiettivo. E se non dovesse cambiare niente... Oh mio Dio, sono le stesse cose che ho detto l'ultima volta per lo studio. Calma. La sto collocando io. No, sì, ci stiamo provando. Sì, secondo i piani attuali, sì.
Mi piace perché ormai toccare comunque è diventato di dominio pubblico. E... sì, l'ho adottato perché, anche perché lo abbiamo come ospite. Quindi... Mi sembra giusto. Gabo direbbe la intata Stefano, quindi questo è quello sì, che direbbe. Sì, sostanzialmente sì. Anche perché la gufaggine spetta all'apo, perché ormai è... Decisamente, infatti se l'apo dicesse... che ci vede nei power ranking, ci vede alti nell'andare in storia. No, quello è... lo lasciamo ai professionisti, infatti. sono solo un principiante e accetto il mio ruolo di principiante. Nel frattempo Hannibal ci informa che ad Ocelot in streaming, credo, o comunque ha fatto la screen, è riuscita una skin degli FFX nello shop personale aperto, che si è aperto oggi. Il karma. Grande. Penso che l'abbia comprata, spero che l'abbia comprata a quel punto. Non vedo perché no. Ma a parte questo, parlando di Ocelot, guarda come ci arriva il gancio perfetto, senza saperlo. Mamma mia. Parlando di Ocelot e quindi di G2 Esports, finalisti, campioni dell'Elisir e bla, ho saputo che ci sarà un ospite. In questo split di più, non è un ospite perché volevo proprio parlare di questo. Proprio perché stiamo lavorando di più, proprio quantitativamente di più, e perché abbiamo un bel po' di asset e contenuti che so che la community vuole, che ci ha chiesto e che noi siamo finalmente pronti a consegnare con più frequenza, abbiamo fatto un round di assunzioni che di freelance esterni, che tra l'altro mi avete aiutato anche a far conoscere condividendo l'annuncio di lavoro. Vi ringrazio sia te che Clockwork, che chiunque abbia condiviso il post di PG, eccetera eccetera, e per la prima volta innanzitutto abbiamo dei collaboratori che sono europei e non italiani. Vero, quindi abbiamo allargato c'è la grafica ad esempio. Grafica. Abbiamo nuovi collaboratori che si occupano di grafica in particolare. Stiamo ancora cercando qualcuno che ci possa dare una mano sotto il punto di vista del video editing. Uh-huh. Se c'è qualcuno interessato, venite. Mandate curriculum. Per dare una mano al povero Pions, che conoscerete forse per il video MVP Gabbo e altri hit del genere. A me è piaciuto tantissimo il video MVP di Gabbo, ad esempio, proprio senza problemi. Quindi non dimenticate la cover letter, che è fondamentale, perché sanno che ci tengo, quindi mi conoscono. E proprio per, in quest'ottica di ampliare i nostri collaboratori, abbiamo pensato, ok, chi ci potrebbe dare una mano non solo a essere più accurati in quello che diciamo, ma anche a darci un punto di vista di qualcuno che la scena competitiva l'ha vissuta direttamente, cioè ci è immerso, diciamo. Io partirei da quell'immagine, perché il nostro nuovo collaboratore delle novità, una delle altre novità del prossimo Summer Split, Noodles, che non si unisce a noi come ospite dell'Analyst Desk, si unisce a noi come nostro collaboratore, quindi lavorerà con noi anche per costruire insieme la narrativa, le analisi delle statistiche, aiuterà anche i caster a sviluppare degli insight e delle analisi basate su quello che poi lui fa di lavoro, no? Quindi sostanzialmente Moonboy finisce di fare lo schiavo, perché faceva questo anche oltre a fare il caster. Moonboy chiaramente. E questo io penso sia un bel... innanzitutto ringrazio tantissimo Noodles per essere venuto a darci una mano, perché rispettiamo tantissimo quello che porta ogni giorno come contenuti, e quando è stata ventilata l'idea e se ne è parlato internamente, tutti sono esplosi dicendo sì, per favore, fatelo venire. Mm-hmm. E quindi sono di quelle reazioni che io non ci ho mai lavorato direttamente, quindi non potevo dire no se sarebbe stata una buona idea oppure no, però vedere questa reazione immediata di tutti i caster, Marco e tutti gli altri, è stato ok, chiaramente questa cosa va fatta, perché è anche solo dal punto di vista di affinità culturale, secondo me siamo lì, e penso sia un'aggiunta che sicuramente per questo split starà con noi a darci una mano, e speriamo appunto, e vorremmo anche sentire
cosa ne pensa la community, no? Di quello che poi lui porterà come contenuti, topic, certo, eccetera, eccetera. E chiaramente ci adegueremo anche in quel senso, quindi fateci sapere cosa vi piacerà di quello che porta, cosa non ci piacerà, eccetera, eccetera. Non si occuperà di casting, perché vedo questa domanda era anche fra quelle che volevo fare io, cioè nel senso era perché se lui sarà anche in video, lo farà da lui casa? Lui sarà in collegamento da remoto, proveremo ovviamente anche in video, perché sarebbe bello averlo appunto all'analyst desk, che è appunto una di quelle cose che prima non avremmo potuto fare, certo. Avere un ospite in video da remoto. Però sì, adesso vorrò avere la conferma, però ci proveremo a averlo in video, sicuramente parteciperà all'analyst desk nello specifico. Il casting lo lasciamo ai caster e quindi non ci dobbiamo porre il problema avrà i tempi del casting, eccetera, eccetera. Sì. Anche perché per quanto riguarda il casting, stiamo facendo il bootcamp, infatti mi confermano che lo avremo in video, abbiamo fatto i bootcamp di casting di TFT, lore, sì, League of Legends, eccetera, eccetera. Quindi per il casting potremmo vedere nuove facce, perché magari vorremmo inserire qualche tentativo qui lì di vedere come si integrerebbero queste nuove figure. Vogliamo appunto cercare di fare un passo avanti anche dal punto di vista di chi ci rappresenta in video, no? Chi fa poi la commento, ecco. E ecco, questo anche per su dire... League of Legends, perché io avevo visto il post. Sì, anche su League of Legends, anche su League of Legends, okay. Perché oltre al Naz ci sono anche altri prodotti che facciamo di League, no? Certo. E chiaramente i ragazzi che castano League in questo momento stanno già castando tanto. Ovviamente non li posso. Un boy diceva che sostanzialmente faceva un rapido calcolo, tipo nell'ultimo mese non aveva fatto niente per tre giorni, basta praticamente. Sì. Quindi sì, perché sono parecchio impegnati, questo sì. Sì, infatti è anche un loro feedback. Anzi, ti dirò di più, si sono occupati loro del fare il bootcamp di persona, quindi sono stati loro a andare a parlare con i caster, fargli fare delle prove. Abbiamo instaurato questo nuovo percorso di bootcamp, che bootcamp dico questa parola, ma è una sorta di provino in diretta, no? Dove fai dei test attitudinali. Però è anche un po' formativo, per questo secondo me è giusto chiamarlo bootcamp. Quello è l'obiettivo. mi chiedono se puoi uscire dalla regia. Gabbo, no, hai concordato che fino al primo giorno di split tu non esci, sai come la vediamo sul venire meno agli impegni. Ti faremo avere del cibo domani, forse. Ma una finestrella c'è? Per l'aria, ad esempio? L'abbiamo voluto di uscire non indispensabile. Cioè, per i caster sì, per la regia abbiamo pensato che non fosse così importante. Ok, quindi ad esempio ci sono tanti monitor per avere la luce, per fargli avere un po' di luce, diciamo, artificiale, però non solo, un po' di luce. Ma anche il calore d'inverno, perché non c'è... Sì, è anche per scaldare l'ambiente d'inverno, quindi ha messo solamente immagini di caminetti per sentirsi più a suo agio, però non... Abbiamo dovuto fare delle scelte, il riscaldamento non è rientrato poi nel budget. Che... Giustamente, c'erano altre priorità, tipo il merchandising da mettere sul desk. Assolutamente, sì. Prima cosa che abbiamo fatto è stato quello. Ma Eddie potrebbe aver spoilerato che torna nel CS su PG Esports? No, in realtà non è uno spoiler, noi nel CS... Si aspettava visto che lo spring è andato purtroppo per altri motivi. No, ma quello consideratelo come uno sforzo costante, quello di riportare il CS. Non ha spoilerato niente. In realtà è appena avremo l'ok di poterlo fare, lo faremo. Okay, sono puramente problemi che, come sapete, sono legati a sponsor presenti nello stream. Che non sono compatibili con l'Europa, ma quello è un cavillo. Purtroppo, che una volta risolto, noi ricominceremo tranquillamente. Lo capisco, un problema legale sostanzialmente. Sì, non è neanche una discussione tra noi e Riot, è proprio... Quando potete farlo ve lo diremo e noi partiamo. Avevo letto una domanda. Ah sì, Nix, guarda, questa non ti rispondiamo perché sennò togliamo materiale a Clockwork. Anzi, ti invito a seguire poi l'intervista che pubblicherà Clockwork insieme ai ragazzi di OTP, quindi Evan e non so se c'è anche qualcun altro, per quanto riguarda l'intervista a Zidane, in cui parleranno proprio in particolare di queste cose. Non ti spoilerò niente. Andremo molto più nello specifico dei contenuti, cosa cambierà, cosa andremo a vedere, che contenuti diversi saranno sia nello stream che fuori, parleremo anche dell'uso dei social, cosa cambierà quest'anno, cosa vogliamo cambiare, cosa potrete vedere di diverso, ecco. Nel frattempo io a questo punto faccio questo così...
Ora piano piano ruoto. Nel frattempo è arrivato anche Noodles in chat. Siamo. Ah, tra l'altro, piccola proprio parentesi, sì. L'asset che vedete a schermo in questo momento è uno dei primi lavori dei nostri nuovi grafici esterni. Sì, perché sostanzialmente quello non è Noodles. Quello è, quella era una foto dove i quattro caster guardavano una sedia vuota. sì, vabbè, chiaramente non è questo esempio di Mona Lisa, eccetera, eccetera. Però è per dire, questo è ad esempio uno degli asset che ha potuto fare uno dei nostri collaboratori esterni e ci aiuta a fare ancora più cose che prima magari avremmo messo un po' di più. Tra l'altro io vorrei soffermarmi, cioè, sì. Ho visto già altre volte questa foto dei caster. Ti interrompo un attimo. Sì. L'inquadratura che vedremo è quella che vedete sullo schermo di Gabbo davanti a lui. Se torni... Aspetta, la metto fissa. Aspetta un attimo, allora era questa qui. Poi nei prossimi giorni andremo più in dettaglio. Ah, ecco, sì, si vede, quindi si vede quello il desk. È il quadro, diciamo, che si vedrà in live. Quindi come vedete c'è pochissima parte del bancone sotto, ma c'è spazio per avere qualcosa sul bancone, eccetera, eccetera. E dietro invece la visuale presa interamente dai 5 monitor grossi. Ecco. Io volevo dire invece della foto di Noodles, la cosa carina sono le facce che fanno tutti. Sì, non sapevano che avrebbero avuto Noodles lì, e quindi esatto, questa esatto. Quindi è la sorpresa per dire: oh mio Dio, ma chi c'è? Non lo sapremo mai. Adesso lo sanno, ma la faccia ormai è quella, non si può fare non si può fare altrimenti. Io però una cosa magari non so se posso chiedere a te, ma ci provo. Sì. Proprio in merito al discorso dell'emergenza Covid e tutto quanto, sì. Tutto quello che comporta. Mm-hmm. Com'è fare adesso uno split per la prima volta senza un media day? Ah, allora, è una bellissima domanda che abbiamo in realtà già dovuto risolvere per Rainbow Six, che è partito prima di League of Legends. Sì, sì. Quello che abbiamo fatto per Rainbow Six, e non sto in alcun modo dicendo che abbiamo fatto una soluzione simile a League, sto dicendo che questo che l'abbiamo fatto per Rainbow Six, uh-huh. È che abbiamo commissionato a un disegnatore le rappresentazioni dei giocatori. Che non è una soluzione originale, però ci sembrava quella più, nel senso, è stato fatto, non sto venendo a dire che siamo i primi a farlo, perché infatti l'abbiamo già visto anche però, sì, però ci è sembrato il modo migliore, ecco, di sopperire alla mancanza anche del più semplice, immediato, voglio dire, nel senso carino e semplice non allora immediato no, perché siamo andati comunque per dei disegnatori che hanno un proprio stile, un proprio tratto, e che hanno dato la loro interpretazione del giocatore, ecco. Mm-hmm. Cioè non puntavamo al fotorealismo del facci il ritratto di questo giocatore, ok? Quello sarebbe una caricatura, per dire. È un'interpretazione, sì, ti direi che è un'interpretazione, okay. Perché volevamo comunque, e abbiamo cercato di far combaciare l'artista con lo stile che abbiamo scelto per il resto dello stream, no? Qui vedete già qualche, diciamo in questo post di Noodle, potete vedere qualche accenno a quello che sarà il nuovo brand e lo style di PGNAZ League. Abbiamo cercato un artista che rispecchiasse questo stile, così come abbiamo fatto la stessa cosa per Rainbow Six. Quindi okay. Abbiamo cercato di matchare il disegnatore al prodotto, ecco. Perfetto. No, perché comunque è una cosa importante e difficile. È importante e ci interessa avere un pacchetto completo che abbia un senso, no? Cioè avremmo potuto fare dei disegni bellissimi ma che non c'entravano niente con lo stile dello stream, dei disegni bellissimi, e invece il pensiero che c'è dietro è cerchiamo di trovare invece il disegnatore migliore per quello che poi sarà lo stile dello stream. Scusate se c'è stato un attimo di ecco, dovevo scaricare una cosa che mi è appena arrivata, tra l'altro mi è arrivata dall'account PG Esports, quindi credo che anche se tu oddio, sai c'è uno spoilerare qualcosa a me che sono qui a spoilerare, attenzione ora la mettiamo, non so cosa sia, non so se no, è una cosa carina, ora la mettiamo subito se volete avvisare anche me di cosa avete mandato ora lo vedremo. Chi viene licenziato? Non lo so, ora vedremo chi è che viene licenziato improvvisamente. Probabilmente chiuderanno intanto l'account a me, suppongo. Quello sto già lavorando con i nostri contatti di Twitch, non preoccupare. Che ho fatto? Che ho fatto di male?
che ho fatto di male? No, sì, per tornare al discorso, esempi di investimenti, ci sono sia lo studio che il personale che i contenuti, che una collaborazione più diretta con le squadre che ci sono state molto disponibili, e infatti spero che i risultati si vedranno presto, perché ripeto, tutto quello che produrremo sarà a loro disposizione, quindi tutto quello che butteremo fuori dagli annunci social, ai video eccetera eccetera, le squadre sono libere di prenderselo, ripubblicarlo, chiederci i file originali se li abbiamo, e vi dicendo, a noi non fa altro che piacere che loro possano avere contenuti in più senza dover investire soldi e tempo loro. Non è un aiuto fondamentale, però per le squadre magari più piccole è importante anche quello, no? Cioè, io penso che tutto aiuti a un certo punto. In ogni caso, siamo ricettivi anche alle loro idee, loro ci approcciano con delle proposte, delle idee, e se noi possiamo venirgli incontro lo facciamo molto volentieri, e spero di avere anche buone notizie in merito nei prossimi giorni su qualcosa che possiamo fare insieme a loro. Quello che mi è stato mandato, volevo farvi vedere, volevo far vedere anche voi, è la ripresa praticamente, quello che dicevamo, quello che si vede da Gabbo, per dire, no? Okay, questo è quello che sarà, vedete gli sgabelli, ad esempio ci sono, le cuffie poggiate, e la bellissima immagine dei Worlds 2020 dietro, ovviamente, ovviamente 2019. Che lo studio sia di 50 metri o di queste dimensioni non cambierebbe niente. Perché no, quella sarebbe l'inquadratura. Tanto non è che poi è inutile fare l'inquadratura e poi vedi i caster lontanissimi in ballo e in fondo. Sì, un boy spoiler. Magari fosse spoiler. No, a parte questo. Il muro, che tra l'altro il muro che hanno menzionato in chat era l'unico elemento che non era completo fino a una settimana fa. Ecco, quella era la parte che mancava, che non avevamo potuto finire con l'emergenza. Ecco. D'altronde tu non hai finito il trasloco, non vedo perché avrebbe dovuto invece finire lo studio, voglio dire, non mi sembra il caso, lo aggiungiamo. Infatti, anche l'ho fermato io, ci ho detto no, non fatelo perché non è corretto verso di me. Okay. Giustissimo, giustissimo. Perdonatemi per il mouse che ogni tanto mi scordo, purtroppo da qualche patch OBS lascia il mouse in giro e non si è capito ancora perché, quindi... ogni tanto me lo dimentico, se me lo dimentico troppo in alto finisce in testa a qualcuno sostanzialmente, ma faremo a meno, riusciremo a sistemare, a fissare anche questa, spero. OBS, ti prego, OBS, fallo, non aiutaci tu OBS, ma cos'altro potremmo aggiungere per quanto riguarda le novità, perché sarebbe anche interessante capire se avete avuto, sì, ad esempio un primo feedback da parte dei team su i team già conoscono, immagino, tutte queste novità. Le abbiamo presentate oggi, le abbiamo presentate okay, oggi, ok, più nel dettaglio ovviamente, cioè, nel senso fatto... sapevano che stavate lavorando probabilmente, certo, a queste, certo, cose, non avevano, certo, visto, certo, nel dettaglio il tutto, okay? Hanno saputo nel dettaglio non solo cosa vogliamo fare, ma cosa ci servirà da loro per farlo, che è altrettanto importante. Un feedback che ci avevano dato precedentemente era che chiaramente noi abbiamo sempre pushato per dovremmo tutti fare più content, no? Alcune squadre ci hanno detto sì, però se per far fare content a voi vuol dire che dobbiamo investire più noi nell'avere risorse che fanno content da mandare a voi in modo che le elaboriate, è un cane che si morde la coda. Feedback che abbiamo preso e accettato, perché, e quindi diciamo che le richieste che gli faremo, cercheremo di usare nostre risorse per ottenere il materiale che ci serve per fare questi contenuti, di cui parlerò domani, però... No, infatti non spoileriamo troppo, anche non per il momento c'è Briz che sopperisce in maniera egregia qualsiasi tipo, esatto, di richiesta di contenuti, esatto. Ha fatto più contenuti di chiunque altro, praticamente. Vero. Comunque è vero, cioè non lo dico ironicamente, il fatto che se noi avessimo 40 Briz avremmo un mucchio di conto, cioè avremmo avere un... E infatti c'è, allora, si vede chiaramente da Briz... Però principalmente di content. No, ma infatti, cioè, io vorrei dire, di Briz si vede chiaramente nei video, in questi video anche, la qualità non è eccelsa, intendo la qualità video, però quelle idee... È quello l'idea, stile, sì, decisamente. Dico, e fa capire che comunque le squadre, o PG Esports, o chi per voi, che poi sia League of Legends, Rainbow Six, Fortnite, sì, qualsiasi squadra, se vuole fare un minimo di contenuti, non è tanto ma poi viene una schifezza,
è esatto. L'idea, cioè metteteli lì, spazzateli. Chiaro che da giocatore accetti anche una qualità diversa da quella che dobbiamo fare noi, no? Quello è indubbio. Ma il fatto che io apprezzo tantissimo il senso, anche il video di oggi ad esempio, non è tanto la qualità, è proprio il senso comico, cioè è il capire che avrebbe fatto ridere questa cosa, no? Il capire perché avrebbe risuonato così bene con quelli che poi siamo noi che l'abbiamo condivisa tutti quanti, ci abbiamo riso sopra. Quello non lo si insegna, eh? Cioè non si insegna alla gente a sapere cosa fa ridere e cosa no. Tra l'altro, se volete, adesso lo possiamo anche rivedere, se ce la faccio, è calma, ora ve lo faccio. Dove sono io? Eccolo qua. Fermi tutti, mettiamo in pausa. Ora ve lo carico. Nel frattempo vai, parla pure, tanto io ci metto adesso mezz'ora solo per far mettere su OBS, perché io ancora sono... In realtà ne approfitterei se avete delle domande in chat, io... Sì, approfittiamo, cioè abbiamo... Ripeto, Stefano Zidaris Cozzi, che è Operation Advisor per PG Esports, sostanzialmente è colui che dirige le file di tutti, anche questi cambiamenti, di cosa c'è da sistemare, di come impostare tutto il lavoro di... Allora, mi piace dire che io mi ritengo responsabile di questo lavoro, mi rendo anche conto che in realtà lo fanno i ragazzi, e a cui va tutta la mia stima e il mio rispetto. Io me ne assumo le responsabilità se va male, voglio che sia chiaro, e se invece andrà bene sappiate che è merito dei ragazzi che ci lavorano. Questa è la mia posizione. Una posizione che in realtà non vediamo quasi mai da nessuna parte, però, cioè, nel senso... Ma penso che sia fondamentale... Cioè, dovrebbe essere sempre così. Io penso sia fondamentale farli lavorare tranquillamente, il sapere che... Chiaramente poi, se qualcosa viene fatto male, vorrò anche sapere perché, no? Perché non è che... No. Certo. Però è importante che loro sappiano che sbagliare è, e io voglio usare una parola forte e poi la spiego, sbagliare è incentivato, nel senso che io voglio che la gente sbagli sapendo che non verrà crocifissa in sala mensa, anche perché così, scusami, è incentivata a tentare, a provare le cose, altrimenti non le proverebbe mai. Se no passeremmo più tempo a cercare di pararci il culo e a cercare di non far vedere al capo che non so questa cosa, non andrei mai a chiedere a un collega ma tu come fai questa cosa, perché non la riesco a fare. Cioè, quante volte sento la frase io non so fare questa cosa, mi aiuti? Pochissimo. Purtroppo. E la cultura che vogliamo spingere è quella, il dire ho sbagliato, tu come l'avresti fatto? Ma senza il senso di colpa del oh mio Dio ho sbagliato, ora verrò licenziato, no? Però vorrò sapere come mai abbiamo sbagliato, quello certo, sì, sicuro. Quello sicuramente, esatto. Ragazzi, ci vediamo il video di Briz, spero di riuscire a farvelo vedere. Vediamo, aspettate, stacco la musica mia. Ok. Vediamo se ce la faccio adesso a farlo partire, però devo mettere l'audio di qua. Amore, novità? No, Martina, tra poco mi chiama il mio agente. Pronto? Novità? Un'altra accademia italiana? Ti ho detto di no, no. Tu non ne devi neanche valutare certe cose. Se lo fai ancora, ti lascio a piedi, eh. Non me ne frega. Allora, cosa fai ora tu? Se ti arriva un'altra accademia italiana, cosa gli dici? No. Se ti arriva un'altra offerta di una minor league? No. No. Se ti arriva un'altra offerta da Clockwork, di Eugemo, un invito per fare quelle robe lì? No. Sì. Ma come? No. No, no. Maledetto. Fine. Oh, ancora, ma non capisce, eh? No, no. Oi, Briz, ho visto il tuo post Looking for Team su Twitter. Ti volevo chiedere se saresti interessato a joinare i Mad Lions. No. Oh, sì, vengo. Shadow, vengo. Shadow, vengo. Richiamami. Oh, vengo. Shadow. Vengo. Ma porca. È un genio, è inutile. È palesemente un genio. C'è poco da fare. No, davvero. No, è bello. Cioè, semplicemente è bello. È quello che non ti aspetti. È quello che, tra l'altro, io vorrei anche dire complimenti anche in campus per avere accettato di fare una cosa del genere, perché
Non Sì, è perché comunque è da una poco. cosa che fai con l'approvazione della squadra, visto essendo sotto la squadra. Complimenti anche agli Sparks che hanno detto questa è una buona idea, pubblica pure. Probabilmente, cioè, penso. Sì. Non abbiamo fatto di nascosto, però. Cioè, pensate anche a queste cose qui. Cioè, questo è un team che capisce che questo contenuto autoironico ha un effetto molto positivo sulla propria immagine. Io penso che sia proprio un grande accomplishment, non mi viene la parola, anche per la squadra. Mentre io vado a cercare questo, a quanto pare c'è anche un video di Gine, che non avevo visto, ora me lo vado a cercare, ti chiedono anche cosa significa per te avere una, penso sia una IRL competitiva, cioè quando per te l'Italia sarà una regione competitiva sostanzialmente. Quando avremo la prima squadra che supera le fasi di qualifiche degli EU Masters. E abbiamo il doppio delle possibilità ogni anno, che non mi dispiace sinceramente. Io penso che quello per me è lo scoglio più grosso, così come in ufficio da Riot intendo, si è sempre discusso di quando verremo presi più seriamente. Non sto minimizzando dicendo che avere avuto Jizuke a livelli alti abbia contribuito anche al farci avere il secondo slot, perché ha messo sulla mappa quello che l'Italia può fare dal punto di vista dei player, ma soprattutto quello che si portava dietro Daniele quando andava in live, no? Vuol dire che c'era abbastanza persone interessate da giustificare il dare un secondo slot a questo paese. E penso che il nostro prossimo step non è più avere il primo giocatore professionista, ma avere un team che supera le fasi dove ci stiamo ancorando in questi anni. Ma perché io penso che comunque è tutta esperienza quello che stanno facendo i ragazzi. No, quello sicuramente ci mancherebbe. Nel frattempo, Filantil, che io a quanto ho capito è qualcuno che ti conosce da tanto tempo. Filantil è un mio ex collega di Blizzard, quindi Ok, perfetto, ecco perché. Quindi da tanto. ex collega, sì, siamo Tanto amici. tempo. Nasciamo come colleghi, siamo finiti a essere amici dopo averne passate ormai, oddio, più di 5 anni sicuramente, ci conosciamo e abbiamo lavorato insieme. È un po' la sindrome da Band of Brothers, no? Quando combatti insieme diventi amico di quelli. Ecco, io e lui siamo stati in team insieme a Blizzard, poi siamo rimasti in contatto, ha lavorato anche per altri publisher, insomma, è un'altra delle persone che mi fa ben sperare anche per il futuro degli italiani che lavorano professionalmente nel mondo dei videogiochi senza essere parte degli eSport. E tra l'altro ti fa una domanda molto complicata. Nel frattempo ho recuperato il video di Gine, quindi Allora dopo ritiro questo, tutto. Se mi ha fatto una domanda quindi complicata, dopo ritiro questa tutto. risposta andremo a vedere il video di Gine. PG è chiaramente leader nella diffusione della scena competitiva di LoL in Italia, il che pone la compagnia in una posizione neutra rispetto alle individualità coinvolte nella scena competitiva di LoL. Siamo ancora alla parte introduttiva qui. Tuttavia, abbiamo diversi giocatori italiani che potrebbero fare bene in Europa. Come si pone PG nella situazione tra l'essere super partes e vendere un talento italiano in Europa? Che io sarei più disposto a cedere la parte super partes come abbiamo fatto con Daniele. Nel senso, stiamo. Ma perché non è tanto. È come dire, quando guardi la Champions e c'è una squadra italiana che gioca. La Tisman stesso. Io sono uno di quelli che abbandona il lato team e penso di più al lato country, no? Al lato nazione e tifo la squadra italiana, tranne l'Inter. Invece Mentre no, ti dirò per. proprio perché tra l'altro oggi, anzi ieri, era il 22 maggio, ti dirò che io ho esultato e tifato quella partita di finale di Champions, di Ero contento 80. anche perché il testimone di nozze era lì l'anno del triplete, Ah, era ecco. a Barcellona, giusto? O a Madrid? Madrid. E so per certo che se avessero perso quella partita si sarebbe buttato dagli spalti. Quindi sono certo che Quindi meno male. avrei perso il mio testimone di nozze. Però Vero, buon no. compleanno Eddie, auguri. Abbiamo passato la mezzanotte, è vero. Grande. Auguri Eddie. Diventa maggiorenne per l'ottava volta, se non erro. No, per finire, Finalmente. io sono più disposto a cedere questa parte di siamo i commentatori oggettivi super partes per creare quell'hype e quella narrativa che secondo me era servita ai tempi di Daniele, ad esempio.
Cioè, anche solo fare l'evento viewing party con la mascherina, no, di Daniele che potevi indossare, quindi c'erano 500 Jizuke in sala, eccetera, eccetera. Io sono disposto a fare un passo indietro dall'oggettività per spingere qualcosa che poi è la tifoseria, che secondo me è l'aspetto che manca in questo momento, no? Il tifare gli outplayed rispetto ai makers, il tifare i raccoon invece degli altri, che è uno sforzo che dobbiamo fare insieme ai team, non è loro responsabilità, perché vorrei anche tornare sulla narrativa del i team devono fare più content, i team devono fare meglio il loro lavoro, devono imparare a vendersi. No, io non sono d'accordo, io penso che noi dobbiamo metterli nella posizione tale da poter fare queste cose meglio, ma la responsabilità di buttare fuori i contenuti che gli permettano di darsi visibilità e di andare da uno sponsor a dire questo è quello che tu compri comprando noi, quello è compito nostro, che è anche il motivo per cui abbiamo condiviso con le squadre il nostro content plan, per fargli vedere dove andrete a finire, quanto sarete visibili, per dargli degli strumenti. Ecco. Giustissimo, no, su questo concordo pienamente. Concordo anche Clockwork, pensa, quindi proprio è l'apoteosi del. Penso sia scontato, nel senso che Sì. non c'è mai un tu sei responsabile di questa cosa, è comunque un concorso di responsabilità, no? Per questo continuo a dire siamo dei partner, anche se litighiamo, anche se non siamo d'accordo su tutto, siamo dei partner e questa è una cosa di cui noi ci prendiamo la nostra responsabilità nel fare le cose come dobbiamo e loro si prenderanno la loro nel fare le cose che riguardano la loro squadra. E questo per me è fondamentale. E Filant ti fa comunque complimenti, dice che la tua risposta è stata da 10-10. Grazie, grazie. Ti regalerò una skin su League il prima possibile. Attenzione! Ah, ci vuole così poco per avere una skin da parte tua. Vieni, a Finché non finisco saperlo. i RP, purtroppo stanno cominciando a scarseggiare anche quelli. Eddie comunque ci ha illuso in realtà perché lui fa lo streaming per il compleanno il 23. Ma in realtà lo fa il 24, quindi ci ha illuso tutti quanti. Ci ha fra... Però Eddie, se tu hai scritto streaming birthday il 23, noi ti facciamo pure il 23, non ce ne frega niente se lo fai il 24. Le basi, cioè, Cioè, sia ma chiaro. lunedì ne parliamo, Eddie. Sì, Lunedì. credo che ci sarà una bella tirata d'orecchi poi lunedì. Ma vi avevo promesso un video di Gine. Vediamo, io è la prima volta che lo vedo, quindi Anche io, reaction suppongo, perché. praticamente. Faremo la reaction di tutto questo. Accendo La musica, un attimo. Ok. No, fermi, non ho tolto l'audio. Un attimo. Allora, guys, c'è Briz che mi obbliga a fare content e quindi ho pensato di portarvi una guida su come guadagnare Elo in solo queue. In pratica, andate qua nel client, cercate Ace Fos la Tigre e scrivi niente duo stasera. Vado in solo. Allora, guys, c'è Briz che mi obbliga. Ma povero Esma. È cattivissima. Ci posso credere. Ah, in compenso il compleanno di Gabbo nel frattempo. Vabbè, di qua, di là, auguri Gabbo, auguri a tutti. Non so più cosa dire. Auguri a Esposto a questo punto pure. Ecco, immagina, chiudi gli occhi, immagina un mondo in cui tutti, noi, squadra e giocatori, buttiamo fuori contenuto così costantemente. Immagina, senti l'odore del anno 2020 che arriva. Finalmente l'anno 1 forse, guarda, probabilmente forse saltiamo l'anno 0 e arriviamo all'anno 1, ma soprattutto Banter fatto bene, perché comunque non ci sono Sì, insulti, non c'è niente, esatto. però fa capire una determinata cosa. Tra l'altro, se non sbaglio, mi è sembrato di capire, comunque Acephos è a disposizione di SMS, nel senso che dovrebbe essere risultare ufficialmente fra i sub dei Samsung Morningstars. Ora, avevo sentito No, mezza secondo me. cosa. Allora, io devo dire che non li ho ancora guardati, però mi sembrava di aver visto che fosse un sub. Poi Chiede non ci Sergio, su questo perché non è conferma, Mumboy esattamente. conferma, è lì pronto, li sa tutti a memoria già, li Ah, ok, infatti, sa non mi tutti a sembrava che memoria. un sub mi sembrava. Sergio chiede, domanda per Zidaris, secondo te, appunto parlando di anni, in che anno realmente siamo degli esports in Italia? Anno 2. 2.
Ok, abbiamo 2 anni, quindi diciamo, sappiamo già camminare, non sì. benissimo, perché io Sì, la vedo allora con io mia figlia, la ha un anno e fortuna qualcosa, ha che 16 mesi, e ha iniziato a no, camminare da io la poco, quindi so più o meno che cosa sì. significa avere 2 anni. No, diciamo che io ho la fortuna di aver visto gli anni zero di Spagna e diciamo Nordic, no? E allo stesso tempo ho visto gli anni zero di Ungheria, Romania e un po' meno della Polonia, però Ungheria e Romania sì, diciamo tutta la parte Baltics, no? Baltic anche combinata Nordics, però insomma quella parte lì. E devo dire che finalmente stiamo vedendo gli stessi step, ok? Che non vuol dire che l'anno prossimo facciamo come LTP e andiamo tutti con 2.000 milioni di euro come di sponsor a testa. Però quello diciamo che è anche dichiaratamente il nostro obiettivo, no? L'arrivare a seguire i modelli LTP, che infatti spiega anche come mai siamo così in contatto con le loro realtà e quella di Riot Spagna e vi dicendo, perché cioè, vogliamo imparare da loro. Noi quotidianamente gli chiediamo: ma come approccereste questa cosa? Come avete fatto? Quando dovevate fare così, eccetera, eccetera. E ri si ritorna al discorso che sono tutte informazioni molto utili. E per questo dico hanno due, perché comunque la differenza la vedo, ok? La differenza la vedo, e vorrei che venisse più percepita. E secondo me, quello che ancora non viene percepito è dalle squadre che ne stanno un po' subendo la situazione. E dobbiamo risolvere quel problema, non si discute. Devono essere anche loro in fase ascendente, no? Ed è un problema che vogliamo risolvere insieme, perché penso che individualmente non lo si può risolvere. No, no, questo sicuramente è molto complicato. Quindi grazie, nel frattempo gli ultimi follower che sono arrivati, FrankJD7, Grottaglie4Life, che suppongo sia di Grottaglie, il Tom Muglem Silence e Croissant Salt. Ah, un croissant salato? Non lo so, non lo so. Tra l'altro non mi piace questa cosa che... In Francia si usava, c'era anche buono, onestamente. L'ho mangiato, è anche Sì, buono. quelli piccolini, Vincenzo IRL, nel frattempo, grazie. Io l'ho visto spesso a feste di laurea, ricevimenti, cioè fa parte di quella parte di buffet, Buffet. esatto. Sì. I cornettini piccoli che voi chiamate brioche, cioè voi a nord chiamano brioche, non si è mai capito perché, quello è un cornetto, mettetevelo bene in testa, la brioche è quella col tuppo, però non so come spiegarvelo, ecco. Io ti direi, visto che tanto voglio dire, la gente è qui anche per questo, torniamo un po' sugli argomenti spinosi e te lo dico io proprio io Vuoi? cosa ne penso di un argomento. Vai. Argomento critiche di Marcello Ferracto. Io voglio dire una cosa che secondo me non tanti si aspettano che io dica in questo momento. È che si torna al mio discorso di prima, ovvero che io non penso che lo faccia per guadagno personale. Io ho questa impressione. Io non Perché penso in lo effetti faccia poi c'è per... stato chi l'ho accusato di essere, ad E io esempio, penso che non lo faccia per quello. ok. Io penso che ci tenga tantissimo e lo si vede da come parla, lo si vede dal fatto che è rimasto nella scena eSport da tantissimi anni. Io ci ho lavorato insieme quando faceva il caster, a Lucca e via dicendo. E quando ci parli, capisci dopo 5 minuti che è una persona che ci tiene a queste cose. No, ma infatti io sono Penso muto anche che di questa cosa, sono d'accordo, lui l'ha fatto perché ci tiene alla scena esatto. in generale. Poi io posso non essere d'accordo sulle sue deduzioni. Alcune cose che dice, soprattutto sui contenuti, ne parleremo domani da Clockwork, ma ha detto cose sensate, quindi non vedo perché fare tutta l'erba un fascio e dire: ah, se ci dà contro, allora ci odia, lo fa per le views, eccetera, eccetera. È una visione condivisa anche in ufficio che le cose che vengono dette vanno ascoltate a prescindere da chi le dica e a prescindere dallo storico che hanno con noi, gli altri, i competitor, le squadre, eccetera, eccetera. Quindi Quindi, ascoltate persino Clockwork. certo, assolutamente. Anzi, è una persona che non conoscevo e che ho imparato ad ascoltare filtrandolo. Nel senso, come tutti, devi filtrare le parti che non sono costruttive Certo. e capire non solo cosa vogliono dirti, ma anche perché te lo stanno dicendo, no? E questo secondo me si applica tranquillamente a Marcello, le squadre, chiunque, chiunque, non mi interessa la fonte. Se c'è qualcosa che possiamo imparare, io l'ascolto. E ci tenevo a dire che secondo me non lo sta facendo per diventare quello che fa storie e quindi tutti lo guardano, eccetera, eccetera.
Io penso che lo faccia perché ci tiene, è interessato, vuole continuare a lavorare nell'ambiente, probabilmente, non voglio mettergli parole in bocca, però questa è l'impressione che mi dà, e sono in disaccordo con quello che dice, ma questo non vuol dire che la sua opinione non vada ascoltata o classificata come vabbè di parte, quindi non lo voglio ascoltare. Anche perché di parte di chi? Cioè, nel senso, non è che lui dici esatto. È di parte di qualcun altro. Infine è una... Anche perché non c'è una parte, sinceramente, non è che poi non è che devi essere o con PG o con le squadre. Devi o con essere per l'e-sport, per la scena e-sport. Sì, lo so che sembra, ah, vogliamoci bene, siamo tutti dalla stessa parte. No, siamo tutti dalla stessa parte perché tutti vogliamo continuare ad avere un lavoro. Ok, quindi non è che lo diciamo perché no, perché eticamente è più corretto, no, perché a me piace questo lavoro, non so fare nient'altro, non, ho lavorato nei videogiochi da 15 anni, non so fare un videogioco manco se fosse Pong, so fare quello che so fare, penso di saper fare quello che faccio e spero di poter continuare a farlo, e lo si fa anche ascoltando chi è in disaccordo, perché altrimenti continuerei a fare le stesse cose da 20 anni e sarei obsoleto, detta molto semplicemente. No, ma infatti io anche non era malissimo, io credo semplicemente che di Fera, forse di Marcello, siano stati un po' i toni e... che potevano essere meno così diretti, forse, no? Non lo so. Questa è l'unica critica che io gli ho fatto, gli ho scritto. Guarda, anche io in privato. Ho evitato di sentire i toni perché so che mi sarei arrabbiato, perché i toni sono qualcosa che so che mi dà fastidio e so che avrei reagito male. Ho fatto quasi mente locale per sentire il messaggio, che non è stato facile perché i toni erano molto, molto diretti. Sono in disaccordo sulle cose ovvie, ok? Sul fatto che ci rubiamo i soldi, giustamente. Cioè, non è vero, non so cosa dire più che non è vero perché... No, aspetta, proprio sarebbe su la mia discorso... parola contro la sua, fondamentalmente. No, quindi... infatti, ma proprio su questo discorso io vorrei far notare quelli che dicono sì, PG fa un sacco di soldi, ma secondo voi tutti questi nuovi upgrade che sono stati fatti chi li ha pagati? Cioè li ha pagati qualcun altro e PG si è tenuto i soldi? Cioè, per dire, un'assurdità. Ma è vero un'altra cosa, quando si va a guardare i numeri di PG eSport eccetera eccetera, noi non abbiamo solo il PG Nuts, non abbiamo neanche solo i PG Nuts, abbiamo anche altri prodotti, quindi nell'ottica del bilanciamento dell'azienda, sì, siamo un'azienda che va bene, ok, siamo in crescita, andiamo bene, ok. coccata nel frattempo. Nell'ottica del PG Nationals in sé, no, non sono quelle le cifre, ovviamente, perché se no saremmo... Se quelle fossero le cifre sarei molto contento e suppongo che sarebbero contenti anche i team. Non sono quelle le cifre... Onestamente davvero non posso dire di più perché sono dati che comunque sono aziendali, non posso divulgare così apertamente. No, certo, ci manca. Ma ti ripeto, il dato ufficiale a mezzo stampa che si trova in giro è che nel 2019 PG Esports abbia fatturato 4 milioni di euro come ricavi. Certo. Ma su il problema tutti i prodotti, certo. Su tutti i prodotti, ma soprattutto la cosa importante è che comunque... molti confondono spesso ricavi con utili. Con utili non è la stessa cosa, esatto, che non è la stessa, perché l'utile è quello che ti rimane togliendo, certo, dai ricavi i costi, che può essere anche zero o può essere anche negativo, quindi tu non speso tanto ma c'è pure perso rispetto a quello che ti è entrato, e questa è una confusione, quindi, che spesso si parte, fa su questa parte, ripeto, sono in disaccordo. Io sono posso solo dire che io nei meeting con i team ci sono direttamente, non devo basarmi sul sentito dire di qualcun altro. Certo. Lui, avendo fatto il coach l'anno scorso, deve basarsi su chi gli dice le cose. Io metterei solo anche in chiaro questa cosa. Comunque, io posso dire che quello che dice su questo argomento non è valido, così come posso dirti che quando si mette a parlare di cosa farebbe nelle dirette, nel content, eccetera eccetera, dice un mucchio di cose sensate. Certo. Dice un mucchio di cose sensate che non dice solo lui, perché le dice anche Clockwork, le diciamo anche noi in ufficio, eccetera, eccetera, ma dice cose sensate. Quindi io rispetto il fatto che di quelle cose lui sappia cosa sta dicendo, e mi sembra corretto dire che lo fa per passione e non per guadagno personale. A mio parere. Ci mancherebbe secondo il tuo parere. Io volevo anche soffermarmi su un aspetto che mi ha fatto molto pensare e su cui mi trovo invece molto d'accordo, ad esempio, con Marcello, quando lui ha fatto il paragone
con la production della Premier League tedesca, in cui faceva vedere che sostanzialmente loro hanno uno studio in cui si parte da un'inquadratura più, cioè uno studio più grande, sostanzialmente, in cui si parte da un'inquadratura di lato, ci sono i divanetti, i puff, ci si siede, poi accanto si vede che c'è il caster desk vero e proprio. Pensate che magari in futuro si possa arrivare anche a quello? È una scelta di stile. Noi Ma è una abbiamo scelta che conviene puntato. secondo te? Cioè, nel senso, parlando seriamente, per un prodotto come quello, ad esempio, della Premier League, Sono i fiocchetti sul prodotto. cioè, appunto, Sono i cioè, è fiocchetti sul funzionale prodotto. davvero, è quello È che porta più bellissimo, spettatori, bellissimo. questo io dico. Guarda, abbiamo fatto un esempio del Red Bull Faction, dove avevamo anche in streaming queste inquadrature fatte con la Spider-Cam, no? Che passa dall'alto e fa l'inquadratura a scorrere sul pubblico, sul palco. Bellissima. Non sono sicuro abbia influenzato il numero di viewer. Cioè, se dovessi tirare una correlazione tra abbiamo una Spider-Cam e abbiamo fatto più viewer, non la vedo la correlazione Infatti, diretta. c'è la stessa famosissima È una Skycam somma di che tu queste dici. cose. È il fare meglio i contenuti, il fare meglio la production, fare meglio le grafiche. Tutto questo insieme ti fa avere più views. L'elemento singolo, no. Lo studio più grosso, no. L'avere l'analyst dove puoi stare in piedi e passeggi aiuta, certo, ma deve essere visto in un'ottica di tutto il resto deve essere a quel livello, altrimenti stonerebbe. Cioè, immagina se 5 anni fa avessimo fatto un torneo, lo dico 5 anni fa perché non c'era PG, con la Spider-Cam, ma i teli al posto delle parti davanti delle sedute dei giocatori, e quindi i teloni neri, no? Quelli da fiera dove si gioca Magic. Cioè, Sì, sarebbe stonata avere la Spider-Web in pixel. Quindi abbastanza. sono sicuramente elementi belli, e non sto dicendo che non siano belli, sono bellissimi, sarebbe bellissimo avere quello studio, ma dobbiamo prima portare a quel livello tutto il resto, ecco. Certo, Non no, ma sarebbe io la mia priorità. volevo fare il paragone, ad esempio, con Sky, quando è stata introdotta la Skycam, quella che tu appunto chiami Spider-Cam, Spider, sì, esatto, quella che fa lì si vedere chiama dall'alto Spider-Man dentro il perché campo, praticamente, si lancia, cioè, non penso che sia quella a far venire eventualmente nuovi abbonati o nuovi spettatori a Sky. Ovvio che è una cosa in più che fa figo e che ci aiuta, certo. aiuta a mantenere, forse, a fidelizzare, ma non a prenderne di più, perché che io non posso vedere le partite. E voglio abbonarmi a Sky, non me ne frega niente che mi fai vedere la Skycam. A La me tua prima interessa che vedo la domanda non partita. è se la Spider-Cam oppure no, è le partite che voglio vedere ci sono? La Esatto, è squadra quello che il voglio vedere punto. ci Io voglio vedere la sono. partita, me la fai vedere sì o no? Questo è il punto più importante. Quindi questo volevo dire. Mi sembrava comunque abbastanza superficiale ignorare l'argomento di discussione, Certo. perché io lo so che uno dei punti di discussione, che tra l'altro vorrò parlare anche domani con Clock, perché non è uno spoiler, ma ne parlo anche qui con te, la comunicazione tra pubblico e PG, no? Che ci siamo resi conto che è stato un punto di lamentela, va bene? Innanzitutto, sono qua e questo, diciamo, è il nostro primo esempio di vogliamo metterci in gioco, venire ad ascoltare direttamente e ci fa, insomma, ci fa piacere ed è necessario. Io la vedo come una cosa necessaria, più che un piacere venire qui, perché proprio è una cosa che ci serve per sopravvivere, per andare avanti. Ma anche durante tutto l'anno noi vorremmo sentire sempre di più e cercheremo di fare più comunicazioni, più dirette, più Q&A, per fare in modo che non ci siano questi lati ciechi dove non sai cosa stiamo facendo e allora ti fai le tue congetture, no? Perché io mi rendo conto che non avere le informazioni porta a costruire una teoria, va bene? È come il Mediterraneo ai tempi dei Romani, che non sapevi cosa c'era dopo Gibilterra, perché lì Sì, le esatto. navi precipitano nel vuoto, no? E non sto paragonando chiaramente le due cose, però è per dire che l'incognita genera un desiderio di riempire quel vuoto, no? Ci deve essere un motivo per cui fanno questa cosa, se non me lo dici tu, do la risposta io. E quello è una cosa su cui vogliamo migliorare, quindi sicuramente essere più trasparenti e spiegare meglio perché facciamo le cose è una necessità, ecco, Anche più che perché un sono piano. finite come quelli che poi vi dicono: ah, non ce lo dicono. I Sì, poteri sì, sì. forti No, di PG Esports non ce lo assolutamente, dicono. assolutamente, assolutamente.
mi sembra così. Adesso vorrei chiedere alla chat se quello che sto dicendo ha senso oppure, perché mi io, rendo conto no, che finora ho visto tanti tanti commenti positivi, tante cose che... perché mi rendo conto che tendo a partire in questi discorsi che sono fondamentalmente concettuali di approccio al lavoro e approccio all'essere professionali. Sì, ma è da qui che bisogna partire, perché possiamo parlare quanto vogliamo dei team, dei roster, tutto quanto, però è anche vero che quello che manca, su cui mi soffermo sempre io, è la professionalizzazione del settore, non di tutti ovviamente, non facciamo di tutta l'erba un fascio, ma è questo che manca ed è un passaggio che tutti quanti dobbiamo fare a poco, quindi ci sta... Sì. Secondo me sono anche utili questo tipo di contenuti. E ripeto, anche altre cose che PG vuole insegnare ai team. No, PG non vuole insegnare ai team. PG vuole crescere insieme ai team, perché dobbiamo crescere tutti insieme. Io non penso che possa andare a raccontare le squadre come fare il loro lavoro, ma posso dargli feedback, così come loro devono darmi feedback sul mio. Penso che questo sia fondamentale. Cosa più importante. Ragazzuoli, nel frattempo ci viviamo verso la fine, altri 5-10 minuti. Se avete altre domande per Zidaris e Stefano Cozzi, mi raccomando, approfittiamone, perché poi chissà quando succede. Serve un altro video di Ferracton poi per riaverlo qua, quindi mi raccomando, no, sto scherzando, non è vero, tornerà presto, chissà che c'è, non ti vedo un po' titubante. No, e vorrei anche sentire cosa ne pensa lui della mia interpretazione. Magari mi dice, no, guarda... Magari fa il prossimo streaming e ci farà sapere. Io spero gli faccia piacere sapere... Non lo so, non penso gli interessi il mio parere, però io spero che anche solo sentire che non c'è antagonismo da me in prima persona e dal resto delle persone possa anche aiutarlo magari ad avere una conversazione con dei toni diversi, ecco. Non mi arrogo il diritto di dire che gli interessi sapere che se Stefano pensa bene di me allora è tutto risolto, non gliene fregherà niente sinceramente, però anche solo il fargli sapere che le cose che dice io faccio lo sforzo di filtrarle per trarne qualcosa di utile, e spero che almeno questo elemento gli faccia piacere, almeno quello, no, questo si spera sicuramente. Qualcuno si lamenta che io non dovrei chiudere lo streaming perché altrimenti sarebbe obbligato ad andare a guardare il fosso, che effettivamente dopo il video di Gine effettivamente non sembra non sia la scelta migliore. Ora ovviamente molti chiedono se ci saranno interviste con i player, ma ho già specificato che, e lo ripeto, l'ho specificato in chat e lo ripeto qui in video, così lo sappiamo benissimo, e ci sarà alcune cose tra cui questa, appunto, cioè come se cambia, magari rimane uguale la scaletta, insomma come sarà la struttura della questo lo possiamo spoilerare, cambia, sarà rivelato nell'intervista che farà Zidaris da OTP con Clockwork, Evan e gli altri ragazzi di One Trick Podcast. Spoiler che posso fare, cambia, perfetto, quindi cambia, vi invito... radicalmente la struttura della diretta, sì. Ottimo, quindi vi invito a seguirla lunedì o martedì, bisogna vedere poi Clockwork quanto ci metterà per montarlo, visto che da Varsavia ci vuole un po' per far arrivare il CD da Clockwork, poi il CD deve tornare indietro per caricarlo nel server di YouTube manualmente, quindi insomma ci vorrà un po' da questo punto di vista. Ti chiede Sergio se ti farai un team quest'anno, in questo split a PG Nationals. Ecco, parliamo del PG Nationals adesso, bando a tutte queste cavolate che abbiamo detto finora, cosa serie? I dettagli. No, penso di aver perso il diritto a fare un team da quando sono così incluso nella gestione, ecco. E allora ti rigiro la domanda: hai visto i roster, ormai la scena non so quanto tu conosci ovviamente tutti i giocatori, non lo so davvero, però credo che hai comunque un'idea di tutti. Esatto, in base ai roster che hai visto, chi vedi favorito e comunque chi magari ti ha sorpreso per il tipo di roster che ha costruito, chi potrebbe sorprendere e chi mi ha sorpreso. Allora, da chi mi aspetto più successo, lì getto la spugna e dico non conosco abbastanza tutti i giocatori per dirti questo è il mio power ranking. Diciamo che chiaramente ci sono giocatori che conosco bene, quindi so le loro potenzialità, non mi preoccupano loro, mi preoccupa il non conoscere abbastanza gli altri per poterli paragonare, quindi lì è un po' fuori dalla mia comfort zone. Chi mi ha stupito sono stati sia i team interamente italiani, sia i team che sono partiti a 1000 da subito.
se capite cosa intendo. Quello mi ha stupito in maniera positiva ovviamente, perché sono due scommesse entrambe interessanti e non è detto che siano con risultati diametralmente opposti, ecco. Questo mi sento di dirlo, che non è così scontato che team straniero tra virgolette di import sia più forte. No. Secondo me una cosa che viene sottovalutata molto è l'importanza del coach e dello staff che c'è dietro, perché da quello che ho potuto vedere da quando ero ancora a Riot, le partite le vincono i team, i campionati le vincono le organizzazioni, i campionati e i trofei se li portano a casa le organizzazioni più solide e che hanno una struttura e che hanno dei processi e che hanno un approccio allineato all'obiettivo. Le partite le può vincere chiunque, le può vincere chi ha fortuna quella sera, chi ha il team magari più forte, ma se dovessi scommettere i miei soldi li metto comunque su chi ha un'organizzazione più seria dietro, non più seria, più dedicata all'obiettivo, che ha più chiaro qual è l'obiettivo di quel team in quel momento. Quindi Mangoi giustamente ti suggerisce di fare le pagelle dei team, dei roster, perché sto scherzando. No, è una buona idea, così come magari potremmo fare non dico le anteprime, però diciamo come si dice quando non le scommesse, le anticipazioni sai quando chiediamo a tutti di dire chi non le tier list, no. I pronostici, grazie ragazzi, prediction. queste sono cose che se fossi a livello di poterle fare vorrebbe dire che avrei compreso molto meglio il livello di giocatori che c'è in questo momento nel PG Nuts. Io sicuramente penso che sarà un PG Nuts interessante, perché ci sono vari approcci, varie filosofie, e anche solo vedere chi avrà ragione per me sarà interessantissimo. Detto proprio da persona che lo avrebbe guardato anche esternamente, e quindi sì, direi che... No, Annibale, questa credo che sia da escludere, questa possibilità. E poi... Cioè, o meglio, vi posso anticipare che... con le dovute, cioè non vorrei fare come Stefano che poi la clocca pure lui, la inta in qualche modo, ma... la domanda mi ha fatto ridere, secondo te per quale motivo Enzo salterà? Perché ogni split o ogni anno ce n'è una, effettivamente vedremo quale sarà quest'anno. Ma no, volevo dire, in effetti questo volevo, posso anticiparlo, anche perché settimana prossima ormai si parte, quindi direi che ci siamo. Tornerà Tiki Taka con tanti ospiti, Tiki Taka Esports con tanti ospiti per parlare di PG Nationals. Probabilmente, allora, non vorrei allargarmi ad essere troppo, però se riesco entrambe le sere dopo le partite. Ok. Diciamo che ci proviamo, mettiamola così, strutturando il tutto. Poi vediamo cosa ti bloccherà ad arrivare all'obiettivo, però l'importante è sapere quello è il traguardo. E esatto. Quello sicuramente. Volevo vedere se c'erano altre domande che mi sono perso magari. Altrimenti faccio una piccola parentesi io. Mi raccomando, se avete feedback su stasera, se avrete feedback sugli stream del PG Nuts, di League, ma anche su qualsiasi altro contenuto che facciamo sui nostri canali, per favore fatecelo sapere, scrivetelo in chat, venitemelo a dire, scriveteci sulle pagine, seguiteci sui social, perché è fondamentale per noi sapere cosa vi piace e cosa no. Ne discutiamo tutti i giorni in ufficio e ogni scelta che ci fate fare senza dover immaginare cosa ne pensereste è una scelta che sappiamo fare con più accuratezza. Vedetela in maniera molto egoistica, cioè molto egoisticamente. Se voi ci dite prima cosa vi piace e cosa no, noi possiamo adeguarci di conseguenza. Se non ce lo dite, dobbiamo tirare a indovinare. Quindi tirare a indovinare chiaramente basandoci sui dati a nostra disposizione. Avete qualcosa comunque su cui basarvi, però magari non sempre è quello che... Esatto, più cose ci dite, più noi possiamo fare meglio il nostro lavoro, e meglio noi facciamo il nostro lavoro, più si alza la qualità del prodotto finale. Sono arrivate altre domande nel frattempo, una che mi ero perso, che era di Forever. Quale team è il favorito per la produzione di contenuti? Qualsiasi team abbia Briz? Anche se devo dire che gli SMS stanno un po'...
gli SMS, prendendo, hanno o messo la seconda, mettiamola posso così. dire I che ad esempio i Raccoon hanno fatto una Raccoon. presentazione molto buona, Sì. mi è piaciuta Certo, molto. c'ero io a presentarli, ci Ah, no, mancherebbe. sì, ovviamente principalmente per quello, però anche perché hanno fatto anche dei follow-up post, stanno facendo dei post basati su un singolo giocatore per far vedere la storia del giocatore. Non sto dicendo dovremmo tutti fare così, sto dicendo il loro approccio è interessante, ogni squadra avrà il suo, ma quello mi è piaciuto perché dimostra che ci stanno pensando, cioè lo hanno fatto con consapevolezza di questo è il nostro piano per la release, invitiamo Francesco, facciamo questo è lo stream, abbiamo il torneo, cioè dimostra che c'è un pensiero dietro che Esatto. è apprezzabile, no? Penso che sia stato molto apprezzato da tutti, deve avere Verissimo. una struttura dell'annuncio. Grazie per il follow Turbor777, forse mi ero perso dal point 89, non me lo ricordo, ma abbiamo le ultime due domande, una seria, una meno. Vai. Non piace la barba di Roberto a Kevin, possiamo tagliargliela? Cosa? No, A qualcuno evidentemente non piace, che fa? Gliela possiamo tagliare? qui è dove tiriamo la linea e ti dico, la No. barba di Roberto è il nostro santino, ce lo teniamo. Roberto deve Invidia, dice. continuare. Roberto che ho maltrattato prima, ma lui sa quanto io apprezzi tutto il lavoro che fa. Vale lo stesso discorso di Marcello, ovvero è una persona che davvero, ragazzi, se non avete ancora avuto il piacere di parlarci, andate a parlarci perché è una persona che trasuda passione per quello che sta facendo e soprattutto ha grandissima voglia di imparare e so che anche lui apprezzerebbe molto il vostro feedback perché so che ne parliamo quando possibile, cosa posso migliorare, cosa posso migliorare, cosa possiamo fare diversamente. È un discorso che lui tira fuori periodicamente con gli altri caster. È una cosa che interessa molto a tutti i caster, ma lui la prende davvero molto personalmente il fatto di migliorarsi. Ed è piacevole in generale parlare di eSport con lui e in Sì, generale di no, qualsiasi questo lo confermo. Forse parla un po' troppo di Hearthstone a cosa. volte, però in generale. No, Sì, scherzo. anche perché sappiamo tutti che è meglio Runeterra, Legends of Runeterra. Però a parte questa piccola postilla, se non l'avete ancora provato, tra l'altro Runeterra provatelo perché secondo me va, merita, da Sì, persona che se le ha no, viste meritare tutti questi meglio. giochi e ho lavorato anche su Hearthstone, quindi so quello che dico. Allora Provatelo. rigiriamo la domanda fatta da numero 8. Allora possiamo togliere Roberto dalla barba piuttosto? Potremmo mettere la barba a tutto il resto dello staff. Io ci sto già Anche, lavorando, è un ma processo all'Apo non molto lungo. cresce, credo, quindi è anche Mumboy L'Apo, pure, ci vogliono anni per Mumboy, tipo la nuova per... tecnologia ci permette anche di attaccare della barba in CGI all'Apo. Ah, perfetto, Ora ottimo. vedremo come portare avanti il piano, però lui non lo sa ancora, lui non lo sa ancora, quindi per favore esci. Però vogliamo mettere la barba anche all'Apo e potenzialmente anche al desk, anche al caster desk, ai monitor. Cioè, secondo me non vedo perché Chiunque. limitarci. Io Giusto. penso dovremmo mettere la barba a tutto, ai giocatori, ai PG, ai campioni, tutto. Quello è proprio. Ma domanda seria invece che è stata fatta, Sì, non era questa. no. PG, cioè ci sono speranze di portare PG ad esempio di arrivare in TV, portarlo in televisione? Allora, in un certo senso ci siamo già arrivati, È spiego vero, meglio. con House of Esports. Esattamente, con House of Verissimo. Esports, comunque tra l'altro c'erano Roberto, Esatto. Lapo, c'era C'è stato anche via dicendo. Ferakton, ospite, c'è stato Korax dei Rarash, dei Raccoon. Secondo me siamo ancora in quella fase in cui quello è quello che dobbiamo fare, ovvero mettere contenuto dentro le trasmissioni TV. Quello sicuramente è una cosa che è fattibile. E avendo lavorato anche con studi di produzione, ora sappiamo meglio anche cosa per loro è utilizzabile, quindi cosa loro possono usare in TV, che tipo di clip, con che audio, quale audio, eccetera, eccetera. Quella la vedo molto fattibile, sinceramente. Come standalone, in tutta sincerità, penso sia ancora un po' presto di avere noi come prodotto TV. Il vedere il PG Nazio in TV invece, secondo me, dipenderà molto da quanto interesse ci sarà a livello più mainstream, ecco, più organico. Però, cioè, già il fatto che alcuni elementi stanno venendo presi vuol dire che, cioè, House of Esports è andata avanti, perché parla di esport in generale, ma il contributo l'abbiamo dato fornendo quel tipo di materiale che poi viene discusso, commentato, eccetera, eccetera. Certo. Ottimo, ottimo. Ragazzuoli, se stavo guardando. No, a Plati ho già risposto, se ne parla. Devi aspettare OTP, Esatto. però è un topic che copriremo. Vabbè, Nix chiede,
se le giacche di Lapo anche quest'anno saranno a tema carnevale, oppure che poi non so che avete voluto. A me piacciono in realtà molto spesso le giacche, danno quel tocco di colore, non capisco. Le giacche, gli diamo carta bianca così come diamo carta bianca alla barba di Roberto. È una cosa che, come avrete visto, che durante le finali a volte va e diventa qualcosa di fuori controllo, che io sinceramente ho apprezzato. Sì, ma tra l'altro sono venute fuori delle, ad esempio nella finale dei mondiali, che lui aveva anche delle, si era portato delle giacche, sono venute fuori delle foto sul sito ufficiale di Riot, fantastiche. Sì, perché tra l'altro, anzi, se non ricordo male, qualche caster EU gli ha fatto i complimenti Ah, per ecco. come i nostri caster erano abbigliati, diciamo, Certo. perché ci fa notare, insomma, quello che dovremmo fare. No, Nix, infatti non dico che hai detto che sono brutte, ma qualcuno spesso si lamenta delle giacche di Lapo come se. Frosk, ecco, Frosk l'ha detto Frosk. Ah, Frostqueen addirittura? Oh, ed è di qua, è la tua split. Dai, Mumboy, anche tu. Quindi l'unico che non ha acchiappato Frostqueen praticamente è Roberto, sostanzialmente, che non ha colpito. Quindi sei sempre abbagliato dalla parte. Questo sì, Scusa. sicuramente. Se non si veste, si addobba. Allora, ragazzuoli, direi che ci siamo perché credo che la domanda di Marmottino sia riservata a tutti alla chat, sostanzialmente. E dia la giacca oro, Rob la barba, Lapo la giacca e Moonboy le spillette, che a volte non si vedono. Lo so, le faremo più grandi. Magari facciamo uno zoom solo sulla spilletta. Tanto la faccia di Moonboy ormai la conosciamo, chi se ne frega. Mettiamo lo zoom sulla spilletta. E viene molto più semplice. Bene, ragazzuoli, direi che per questa sera abbiamo finito, abbiamo dato. Zia Alice è stato veramente gentilissimo essere così disponibile a portarci questa novità che abbiamo visto, la nuova regia, il nuovo studio, il nuovo analyst che aiuterà, appunto, collaborerà con PG Esports, ovvero Noodles. Quindi Stefano, grazie mille davvero per essere stato qui con noi stasera e averci portato quindi anche questi contenuti in anteprima e in esclusiva. Grazie ovviamente a tutti quelli che hanno seguito, chi ha lasciato un follow, il sub che è arrivato, grazie mille, tra l'altro proprio dal tuo conoscente. Grazie mille davvero a tutti, direi che per questa sera è tutto. Prossimo appuntamento oggi è venerdì e prossimo appuntamento è lunedì sera, vi sarò forse sapere con chi, ma non parleremo di LOL, non posso parlare sempre di LOL, anche perché si spera, ripeto, settimana prossima, doppio appuntamento mercoledì e giovedì. Perché mercoledì e giovedì parte il PG Nationals, ma soprattutto poi molto più importante del PG, perché chi se ne frega del PG Nationals, ovviamente dopo dovrebbe esserci, si spera, Tiki Taka Esports con tanti ospiti di cui parleremo del PG. Quindi il PG Nationals fatto È solamente un po' come il dopo Sanremo, no? Cioè, è chiaramente più perfetto. importante di Sanremo, Esatto, sono no, e d'accordissimo. sarà un po', cioè il discorso che vorrei far passare io è che il PG Nationals è fatto solamente per far fare a me lo streaming dopo, cioè Sì, non ci sono altri infatti. motivi. Speravo fosse ovvio, sinceramente. No, 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 non mi sforzo troppo, Kevin, tranquillo, gli articoli li scrivo lo stesso. Stai sereno. Oh, no, stai sereno, non si dice. Beh, Ops. Vabbè. spero sia interessante. Sì, sono io che lo Anche faccio per il per tuo. guadagno personale, esetto Animal, che è sgamatissimo proprio, faccio tutto questo per guadagno personale, perché io dallo streaming guadagno, non metto manco pubblicità. Cioè, Per dire, diciamolo. voglio dire, beh, magari parto con la pubblicità. Dai, vediamo, vediamo. Poi magari parto con la No? pubblicità più in là. Tu sarai già affiliato, no? Sì. Sì, da quasi subito, dopo una settimana e mezzo, tipo, però non lo Vai, vai, so. monetizza, monetizza. Piano piano, con calma. Ragazzuoli, buonanotte a tutti, buoni sports a tutti soprattutto. Grazie Stefano per essere stato qui con noi davvero. Alla prossima. Ciao ciao. Buonanotte. Grazie a te. Ciao. Ciao.